Buongiorno a tutti, con voi Stefano Tamiazzo, direttore artistico della sede di Padova di Scuola Internazionale di Comics. Al mio fianco Francesco Matteuzzi. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Francesco Matteuzzi, docente e coordinatore del corso di sceneggiatura, oltre a occuparsi di tutta la parte di storytelling all'interno del corso triennale di fumetto e soprattutto dall'inizio con noi, dall'avventura di Scuola Comics una dozzina d'anni fa, quindi larghissima esperienza di insegnamento. Questa è la seconda giornata, sabato 22 agosto, dedicata alla presentazione online dei nostri corsi. Ieri c'è stata la presentazione dei corsi brevi, quest'oggi la presentazione dei corsi annuali. Io lascio subito la parola a Francesco per la presentazione del corso di sceneggiatura dedicata ai fumetti. Francesco, a te la parola. Grazie Stefano. Allora, corso di sceneggiatura. Dunque, noi lo chiamiamo corso di sceneggiatura, semplificando un po' in realtà, perché noi ci occupiamo di scrivere fumetti, quindi la sceneggiatura di per sé in realtà è solo l'ultima parte di un processo di scrittura di una storia. Perché quando si parla di sceneggiatura in genere si intende proprio la sceneggiatura vera e propria, cioè quel documento, quello scritto in cui lo sceneggiatore, appunto lo scrittore della storia, descrive al disegnatore che cosa disegnare, quindi va a indicare per ogni singola pagina e per ogni singola vignetta quale sarà il contenuto a livello visivo e quali saranno i dialoghi e in generale i vari testi che dovranno essere inseriti appunto in quella vignetta. Il lavoro dello sceneggiatore comincia ben prima, però, perché comincia nel momento in cui ci viene o ci facciamo venire, ancora meglio, un'idea per una storia e consiste nello strutturare la storia, quindi nell'elaborare una trama che sia coerente, che funzioni. E solo dopo, quindi solo alla fine di questo percorso, realizziamo la sceneggiatura. Quindi è un percorso molto più complesso rispetto a quello di scrivere una semplice sceneggiatura, comincia molto prima ed è un discorso di progettazione generale. Per farlo dobbiamo capire come funziona il linguaggio del fumetto, però, perché noi siamo, io immagino che tutti quelli che stanno guardando questa presentazione in questo momento sappiano perfettamente come funzionano i fumetti, li sappiano leggere senza nessun problema. Io ho conosciuto però persone che i fumetti non li sapevano leggere, persone anziane principalmente o molto anziane addirittura, che semplicemente non avevano letto fumetti in giovane età e che quindi non avevano mai scoperto i codici per recitare i fumetti. La maggior parte di noi ha imparato a leggere i fumetti da solo, cioè nessuno ci ha mai detto come si leggono i fumetti, ci ha mai spiegato come si leggono i fumetti. Ci hanno insegnato a leggere in senso generale, cioè siamo andati a scuola in prima elementare e ci hanno spiegato le singole lettere, quegli strani simboli a che suono corrispondevano e quindi cosa si doveva fare per capire un testo scritto, ma a leggere i fumetti e più in generale a leggere le immagini, in realtà, a meno che non abbiamo fatto un percorso di studi artistico, insomma, qualcosa proprio di relativo alla comprensione delle immagini, anche a leggere le immagini non ce l'hanno spiegato tanto bene. E quindi il linguaggio del fumetto, che ci sembra tanto, tanto semplice perché abbiamo imparato a decifrarlo in giovane età, in realtà non è così semplice, anzi, è un linguaggio molto complesso, abbastanza difficile da padroneggiare in senso totale. Cioè, si può capire, iniziare a capire come fare, ma riuscire ad avere proprio una padronanza totale del linguaggio e capire quali sono tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e soprattutto quali sono gli strumenti adatti a quello che stiamo raccontando in questo momento, può essere invece. Può essere più complicato. Il fumetto in senso moderno, noi lo consideriamo nato intorno alla fine del 1800, quindi
un secolo, un po' meno di un secolo e mezzo fa. In realtà però il fumetto è un linguaggio che usiamo da sempre, cioè l'uomo ha usato veramente da sempre. Nell'arte paleocristiana già troviamo, nell'arte del paleolitico addirittura troviamo degli esempi. Faccio vedere adesso molto velocemente, non so Stefano se riesci a mettercelo online, questo dipinto, un sacrificio di Isacco Alessandro Allori del 1600, che è una rappresentazione a fumetti. Io sono rimasto abbastanza sorpreso quando l'ho scoperto, e l'ho scoperto pochi giorni fa a una visita agli Uffizi. Alessandro Allori, detto anche il bronzino, ma da non confondersi col bronzino, quello famoso, diciamo, era un allievo del bronzino, realizza questo dipinto, il sacrificio di Isacco, con una tecnica che poi sarebbe stata ripresa narrativamente diversi secoli dopo da Gianni De Luca con i suoi adattamenti shakespeariani a fumetti, perché la storia è quella che conosciamo, no? Ad Abramo Dio chiede di sacrificare il figlio Isacco per riportare la propria fede. Abramo fa per sacrificare Isacco, quando arriva l'angelo che lo ferma. E vediamo, o meglio, non vediamo, perché la rappresentazione è un po', diciamo che l'immagine non è proprio in qualità perfetta, però possiamo immaginare i due personaggi, quindi Isacco e Abramo, che escono dalla casa. Li vediamo davanti alla casa, non so se riuscite a vedere il cursore, il mio cursore, ma insomma li vediamo davanti alla casa che escono, poi li vediamo sul lato sinistro dell'immagine che si avvicinano. C'è Isacco che raccoglie la legna per il rogo, per l'olocausto, poi ravvicinati in basso al centro, Isacco con la fascina di legna sulla spalla e Abramo, insomma, il suo vestito molto colorato che lo rende anche molto riconoscibile, mentre si arrampicano, vanno su per la collina. E dopodiché, altra scena, quella centrale in alto invece, con il sacrificio che sta per aver luogo e l'angelo che arriva a fermare la mano di Abramo. E ancora, di nuovo abbastanza piccolino e forse non troppo comprensibile in questa rappresentazione, ma insomma vi prego di usare un po' la fantasia, nell'angolo in alto a destra Isacco, che quindi non è stato sacrificato, e l'angelo che dopo aver fermato Abramo gli indica tra le piante un montone. Di nuovo non so se vedete il mio cursore, ma è qui appunto tra le piante, il montone da sacrificare al posto del figlio. Quindi una rappresentazione di questa storia realizzata con un unico sfondo, ma con diversi momenti in cui vediamo i due personaggi, tre se contiamo anche l'angelo, che come una sorta di vignette proprio in un fumetto, ci racconta appunto questa storia. Io ho scelto questo dipinto del 1600, quindi insomma, sono passati 400 anni, per una questione di gusto, per un gusto mio, ma in realtà esempi simili, esempi di fumetti nell'arte se ne trovavano ben prima, come già dicevo. Il fumetto, tra l'altro, viene usato anche in campi non strettamente narrativi. Vi faccio vedere una cosa che potrebbe sorprendervi. Queste sono ovviamente le istruzioni che tutti quanti ben conosciamo delle costruzioni Lego. E cosa succede in queste istruzioni? Succede che passando da un'immagine alla successiva, noi che stiamo costruendo la nostra costruzione, scusate il gioco di parole, con i mattoncini Lego, scopriamo che cosa fare, no? Non è il racconto di una storia, ovviamente, non c'è un vero avvenimento, è il racconto di un assemblaggio. E mantenendo un'inquadratura fissa
vediamo che non cambia mai questo il modo in cui appunto viene inquadrato il modellino, noi scopriamo appunto adesso andando proprio molto velocemente nelle prime tre immagini come fare i piedi di questo pulcino, poi nella 4 che ha addirittura una sorta di sottotrama, una cosa da costruire a parte e poi applicare una prima parte del corpo, poi scendiamo, mettiamo le ali del pulcino, passiamo alla pagina successiva, arriviamo su, costruiamo la testa, occhi, becco e il nostro pulcino è fatto. Non viene, stessa cosa vale per le istruzioni dei mobili IKEA, per esempio, per tutte le cose che devono essere assemblate dall'acquirente. Ed è un linguaggio fantastico questo per raccontare proprio come fare. Fantastico anche perché consente di evitare qualsiasi bisogno di traduzione, no? Una cosa di questo tipo tu la puoi far vedere a chiunque, in qualunque paese del mondo e questa persona riuscirà tranquillamente a costruire quello che deve costruire. Quindi un fumetto usato anche in ambiti non narrativi, non per raccontare storie, anche se è per raccontare storie che noi effettivamente che noi usiamo i fumetti sempre poi nel 99% mi verrebbe da dire delle situazioni in cui lavoriamo con i fumetti. Come dicevo prima, la chiave di tutto quanto è la progettualità. Qualcuno ha cominciato a un certo punto a scrivere una storia sull'onda dell'ispirazione del momento, si sarà accorto ben presto, magari ha scritto delle pagine bellissime con questi personaggi fantastici che facevano delle cose meravigliose, ma a un certo punto quasi di sicuro si sarà trovato in un momento di blocco in cui non sa più come far andare avanti la storia. Questa è una cosa che capita praticamente a tutti quelli che cercano di iniziare a scrivere appunto e a raccontare una storia con qualsiasi linguaggio, non necessariamente a fumetti, può essere narrativa, può essere davvero qualsiasi cosa, di arrivare a un certo punto e non sapere più come andare avanti. E perché succede questo? Succede perché non c'è stato un lavoro di progettualità fatto all'inizio, quindi la storia non è stata concepita immediatamente nel suo complesso e quindi a un certo punto, visto che la storia appunto la dobbiamo considerare come un'entità unica, non è semplicemente un insieme di scene messe una dopo l'altra, ma va concepita come un tutto, come una cosa unica dal punto di vista narrativo, e se non viene fatto questo lavoro all'inizio, ci troviamo a un certo punto del racconto a non sapere più che cosa devono fare i nostri personaggi fondamentalmente, perché non abbiamo uno scopo nel racconto. E se noi invece facciamo questo tipo di discorso e quindi capiamo da subito quali sono gli sviluppi, almeno gli sviluppi principali della nostra storia e come la nostra storia deve andare a finire, ecco che allora poi il lavoro della scrittura sarà molto più semplice. La struttura di una storia può essere di vario tipo, ovviamente. La più comune è la struttura in tre atti, la storia classica in cui un personaggio protagonista ha un obiettivo di qualche tipo e nel corso della storia dovrà riuscire a conseguire quell'obiettivo. Questa è la struttura più comune, quella che usiamo nella maggior parte delle storie che scriviamo, non è ovviamente l'unica, ci sono tante altre possibilità che abbiamo a disposizione, una per tutte le storie corali, per esempio, in cui abbiamo diversi protagonisti, ognuno protagonista della propria storia, e le cui storie si intrecciano l'una con l'altra, dandoci il quadro di una situazione più generale. E quindi qualunque sia la struttura della nostra storia, quindi qualunque sia la struttura che decidiamo di utilizzare, dobbiamo capirla da subito, capirla prima di scrivere la prima parola. Il lavoro di scrittura in realtà
intendo proprio il lavoro fisico in cui ci mettiamo davanti al computer a scrivere, è un lavoro che impiega pochissimo tempo, perché il lavoro di progettazione che abbiamo già fatto ci ha permesso già di capire che cosa dobbiamo scrivere, e quindi quando ci troviamo davvero al computer spesso è quasi una cosa meccanica, sappiamo già quello che dobbiamo fare e lo facciamo. Tutto il grosso del lavoro avviene prima e può avvenire anche soltanto nella nostra testa, ed ecco che poi diventa difficile effettivamente far capire ai nostri familiari e ai nostri amici che stiamo lavorando, anche se non stiamo effettivamente facendo niente di visibile, che il lavoro è in corso. Però veramente la chiave è tutta qui, la chiave è nello studio preliminare a quello che poi dobbiamo fare. Questo vale per la trama in generale, ma vale poi per le singole scene. E quindi una volta che noi abbiamo stabilito che cosa fanno i nostri personaggi, arriviamo alla fase successiva, a questo punto sì che siamo in fase di sceneggiatura, a capire come lo fanno i personaggi. E quindi come deve essere organizzata una scena, che cosa succede effettivamente in quella scena e ancor più di cosa succede e come succede, quindi che cosa fanno effettivamente i personaggi. Siamo a questo punto a parlare di drammaturgia, quindi come si comportano i personaggi, come agiscono, come reagiscono, come parlano addirittura, e oltre a questo, che cosa comunica quello che stiamo raccontando? Quindi qual è l'obiettivo di questa scena? Che cosa vogliamo ottenere? Qual è l'informazione che arriva al lettore? Oppure qual è l'emozione che arriva al lettore? Qual è il sottinteso che arriva al nostro lettore? Sono tutte domande ovviamente che ci dobbiamo fare prima, dobbiamo capire qual è il modo migliore per far arrivare questa cosa al lettore e poi scrivere la scena di conseguenza. Andando ancora nel piccolo, a livello di singola pagina o addirittura di singola vignetta, capire qual è la regia, per esempio, della pagina. Noi abbiamo diverse vignette all'interno di una pagina, quasi sempre abbiamo diverse vignette, a volte sono anche nel fumetto italiano sono 5-6, fumetto tradizionale. Qual è la regia di questa pagina? Quali saranno le inquadrature che vogliamo mostrare? Probabilmente una pagina fatta soltanto di personaggi in primo piano non sarà una pagina che funziona molto bene, proprio per una questione di ripetitività dell'immagine, abbiamo tutte vignette troppo simili e quindi dobbiamo capire qual è l'inquadratura giusta per quello che vogliamo raccontare, ma anche qual è l'inquadratura giusta in relazione alle inquadrature vicine, diciamo così. È un po' un gioco di incastri. Le inquadrature hanno un loro significato generale, fare un primo piano non è come fare una figura intera, comunichiamo cose diverse. Ma questo significato poi si può andare a scontrare con quello appunto delle vignette vicine. Quindi dobbiamo fare una serie di ragionamenti per capire qual è la suddivisione giusta, la scansione giusta narrativa della nostra pagina e in che modo inquadrare le singole vignette. Qual è il tono della nostra storia, della scena e della storia in generale? E quindi qual è il tipo di emozioni che noi vogliamo evocare nel nostro lettore? L'emozione è la chiave di tutto. Noi quando leggiamo una storia vogliamo provare qualcosa. Sì, esistono anche le storie che ci danno un piacere a livello intellettuale più che emotivo, però semplificando direi che nella maggior parte delle storie quello che noi cerchiamo è un coinvolgimento emotivo di qualsiasi tipo. Può anche essere una cosa molto semplice: leggiamo una storia comica perché vogliamo ridere, oppure leggiamo una storia horror perché vogliamo provare quel brivido di paura, di terrore in una situazione
fortunatamente di totale sicurezza, come leggere un fumetto. Però questo, da autori, dobbiamo saperlo. Che cosa vogliamo provocare nel lettore? Qual è la reazione che vogliamo? Una volta che abbiamo capito questo, dobbiamo lavorare per il bene della storia, per realizzare quello che avevamo in mente. E, a volte ci possono venire in mente delle scene bellissime, delle situazioni da strapparsi i capelli, cose memorabili, e le scriviamo e poi ci rendiamo conto che sì, la scena in sé è bellissima, ma non funziona nell'economia generale della storia. E allora, a malincuore, siamo costretti a buttare via quella pepita d'oro, quella che ci sembrava una pepita d'oro, per cercare qualcos'altro, per fare qualcosa che sia invece in linea generale, appunto, con quello che la storia deve, con quello che vogliamo che la storia racconti. E io sono anche molto scettico riguardo a quei momenti in cui, in cui il lettore si ferma e dice wow mentre sta leggendo, che spesso sono dei momenti che servono all'autore per farsi dire bravo, no? Non so, io trovo che invece sarebbe molto meglio arrivare alla fine della storia da lettori e dire wow una volta che l'abbiamo chiusa, perché se lo diciamo a metà, il rischio è che ormai siamo usciti dal flusso della narrazione, non siamo più all'interno della storia, dobbiamo rientrarci, c'è stata una pausa e in qualche modo si è rotta la magia che ci teneva incollati alla storia, ai personaggi e al mondo della storia stessa. A proposito di personaggi, ecco un altro degli elementi fondamentali nella narrazione. Noi ci affezioniamo tantissimo ai personaggi, sono quello che ci ricordiamo poi della storia, chi sono, come hanno agito, quelli che ci piacevano, ancora di più quelli che non ci piacevano, quelli che avremmo voluto vedere morti e che l'autore crudelmente ha tenuto in vita fino all'ultimo, o forse anche fino a dopo la fine. I personaggi devono intanto sembrare, insomma, avere un loro contesto realistico, almeno realistico all'interno del loro mondo. È chiaro che se parliamo di Gumball non possiamo pretendere il realismo dei personaggi, ma devono essere dei personaggi coerenti col loro mondo e credibili all'interno della loro ambientazione. E poi quali sono le caratteristiche che ce li fanno sembrare interessanti questi personaggi, quindi i loro pregi, i difetti, ovviamente, le loro unicità, le cose che ce li rendono memorabili, le cose che ci permettono di immedesimarci in loro, ma anche le cose che non ci permettono di immedesimarci, ma che fanno sì che questi personaggi siano interessanti e che quindi ci spinge, da lettori di nuovo, a continuare a seguirne le azioni. Non perché sogniamo di essere come loro, non è sempre quello il discorso, ma perché quel personaggio è talmente interessante, ci è entrato dentro, che vogliamo sapere come va avanti la sua storia. Non vorremmo mai essere come quei personaggi, e adesso non farò degli esempi di questo tipo, ma insomma ce ne sono, anzi ne possiamo anche fare, come il protagonista di Death Note, per esempio, restando sui fumetti, o come Walter White di Breaking Bad, se vogliamo passare alle serie televisive. Non è proprio la vita che ci piacerebbe fare, ma sono dei personaggi talmente belli, profondi e credibili che ci piace vedere che cosa combineranno. E quindi questi sono gli ingredienti. Gli ingredienti base della storia. Adesso vi ho fatto un excursus molto molto veloce, ovviamente durante il corso verrà tutto approfondito in modo molto maggiore, dedichiamo il giusto tempo a tutto quanto. Una cosa a cui tengo molto, che abbiamo inserito nel corso abbastanza di recente,
è la questione della multimedialità, invece, perché il nostro è un corso di scrittura per fumetto, di sceneggiatura per fumetto. È anche vero però che negli ultimi anni il mondo dell'intrattenimento è cambiato e sta cambiando ancora e sta andando sempre più verso in una direzione di multimedialità, quindi di properties, di personaggi, personaggi principalmente, personaggi e mondi narrativi che vengono creati e poi utilizzati con diversi mezzi di comunicazione, quindi con fumetti, quindi con videogiochi magari, oppure con film o serie televisive, e, insomma, espandendo l'universo su appunto su mezzi diversi. E, perché appunto il mondo dell'intrattenimento è sempre più connesso e vale la pena iniziare da subito a capire un po' come funzionano queste dinamiche e quindi quali possono essere i punti di forza dei diversi linguaggi. Per esempio col fumetto si possono fare delle cose che al cinema non vengono così bene e viceversa, e quindi sapere quali sono i punti di forza appunto del fumetto, del cinema, dei videogiochi e di insomma, tutti i mezzi che possiamo avere a disposizione per poter eventualmente prendere il nostro mondo narrativo e spostarlo poi su linguaggi diversi. E, il fumetto, appunto, dicevo prima, è un linguaggio che usiamo molto spesso in diverse... scusate, sto intanto prendendo un'ultima immagine che volevo vedere, eccola qua, adesso se tra un po' se ce la fai vedere. Dicevo, il fumetto viene utilizzato in diverse forme. Questa foto che vi faccio vedere è una scultura del 2001, che si trova a Filadelfia, ed è fondamentalmente un fumetto in 3D. Si intitola Freedom, l'autore è Zenos Foudakis, e vediamo questa figura che emerge dalla superficie, Freedom appunto, vediamo poi nell'ultima immagine, quello lì inserito nell'ultima nicchia dell'autore, non era previsto dall'opera originale, ma insomma la foto è una narrazione per immagini fatta tridimensionalmente. Io lo considero veramente un fumetto in 3D. Giusto per chiudere il cerchio e dire quanto effettivamente la narrazione per immagini e le regole del fumetto vengano applicate a 360 gradi su piattaforme anche molto diverse. Benissimo Francesco, mancano un paio di minuti prima di dare, come dire, la parola a Simone Celi con la presentazione di web design. Ovviamente tu non sarai solo durante il corso, sei affiancato da dei colleghi fortissimi, molto in gamba, che impareremo a conoscere, come Alessandro Lise, Luca Mazzocco, Pietro Parolin, a volte anche qualche ospite, qualche ex allievo che ha fatto e continua a fare una bella carriera, perché dobbiamo dirlo, dai nostri corsi per fortuna escono anche delle persone molto in gamba, che riescono, come dire, a portare avanti, a andare oltre, come dire, il corso e entrare nel professionismo. Io ti saluto Francesco, aggiungo grazie, lo streaming Simone Celi, e ci vediamo alla prossima. Ciao Francesco, a presto. Ciao Stefano, ciao a tutti quanti. Benissimo, adesso solo un paio di secondi per raggiungere Simone Celi, eccolo qui. Ciao Simone, benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno. In trasferta, ma sempre presente, grazie al magico mondo del web. Simone, io ti lascio, hai circa un 25 minuti per fare una panoramica sul tuo lavoro e soprattutto, in realtà, spesso ne abbiamo parlato, su quanto è cambiato negli anni. Tu è uno di quei mestieri che prende delle direzioni a cui diciamo bisogna... Da buon improvvisatore colgo la palla al balzo per cambiare l'idea di trasferta come un upgrade di un lavoro che è possibile fare dove... con un piccolo portatile, quindi diciamo più che mai questo lavoro è cambiato ulteriormente adesso col discorso, per motivi tristemente noti, del Covid, che permette di
lavorare a destra e a sinistra senza nessun tipo di vincolo, diciamo, di zona. Okay? Quindi sta cambiando ancora e da qui si aprono mille altri panorami, diciamo, per tutti quelli che fanno la mia professione, che è digital design. Quindi è Simone, sempre... Ti lascio la parola, mi escludo dallo streaming, sai che se devi condividere o cose mi chiami in causa, io arrivo immediatamente. A prestissimo. Okay. Ciao, a dopo. Allora, ciao a tutti, io sono Simone Celi e sono docente e coordinatore del corso di web design o digital design della Scuola Comics e nell'arco dell'anno che passerete assieme a me, se volete fare questo percorso di comprensione di quali sono le dinamiche, si studiano appunto e si comprendono tutti i passi per diventare, e qui si apre il panorama delle possibilità, dei nomi, web design, digital design, interaction design, tutto quello che riguarda la multimedialità da un punto di vista dell'approccio alla rete. Quindi sostanzialmente la costruzione di un sito web che in realtà, per come la tecnologia funziona e si evolve, ci dà le skills, le capacità, le conoscenze tecniche per andare in direzioni diverse. Quindi app, web app, siti web, grafica, chiaramente digitale. Il corso dura un anno scolastico e racconta, diciamo, la parte più interessante dell'unione fra i due mondi, quello della creatività, quindi quello che possiamo banalmente chiamare grafica, quindi il mondo della creatività, del concept, dell'uso del software come Photoshop, Illustrator e quant'altro, ha una parte molto tecnica che invece è quella proprio del building, quindi della costruzione della piattaforma. Quello che in Italia negli anni comunque sta arrivando a essere più, diciamo, scontato o nelle corde anche di questo paese è l'idea di andare a formare una figura che si chiama Creative Front-End Developer. Quindi, diciamo, un professionista che riesce ad avere sia il gusto estetico per disegnare interfacce, quindi quella che chiamiamo UI, User Interface, quindi dal punto di vista di usabilità, di stile, di concetto, e quindi tutto un lavoro creativo, più che mai creativo, di scelta estetica e di funzionalità da un punto di vista proprio del disegno, anche se ci ricordiamo che design vuol dire progettazione. Però il corso ha una parte enorme di coding, quindi di tutto lo studio di quello che è HTML, CSS e JavaScript, più chiaramente tutte altre, diciamo, parentesi riguardanti motori di ricerca, riguardanti PHP, indicizzazioni, SEM e via dicendo. È molto ampio. Non è più possibile, anche se non è mai stato nella realtà dei fatti, scindere una professione così complessa come quella del web designer o digital designer da chi fa la parte creativa e chi fa la parte tecnica. Il corso tende a unire queste due figure, quindi c'è tutto uno studio di marketing, di comprensione di quali sono le dinamiche di comunicazione, di quali sono le leve, i perché, i per come, di come si riesce a comunicare con uno strumento, con un monitor, prodotti, servizi e comunicazione di vari e possibili, diciamo, settori differenti. E però poi questa roba deve diventare reale e funzionante, e quindi appunto si studiano gli standard di realizzazione a oggi, che appunto per i più nerd, quindi qualcuno sentirà queste parole come incomprensibili, però invece per chi si approccia al web spesso e volentieri sa che c'è HTML, che diciamo è la base di comprensione di quello che è il web, CSS, JavaScript. Questo è il fondamentale. Quindi il corso è complesso, ma con gioia devo dire che ormai in 11 anni da che, questo qua è il 12° anno che esiste il corso, si è riusciti assieme delle classi che si sono sempre, diciamo, trovate a cooperare, perché per quello è un po' il fulcro, a partire da non so niente a riesco a lavorare in una web agency. Quindi si parte da Photoshop, e anche chi parte da zero, perché la domanda spesso e volentieri è: io non so niente, parto da zero. Anche chi è partito da zero, nell'arco di un periodo breve in realtà riesce a manovrare Photoshop. Quando si è capito come funziona Photoshop, si comincia a parlare, va bene, Photoshop per fare che cosa? Disegnare interfacce grafiche.
Quindi o rivede dei canoni di chi sa già usare il software da un punto di vista della grafica da stampa, per capirci, quindi si rivede modi e modalità, si rivedono modi e modalità differenti per quanto riguarda il web, e poi si comincia davvero a fare una progettazione reale su user interface. Quindi come, cosa e come va impostata un'interfaccia perché un utente la possa capire. Quindi dal punto di vista creativo il software è Photoshop e Illustrator. Photoshop è la parte prima, fotografica, editing e via dicendo, e invece Illustrator per quanto riguarda il bisogno di realizzare o gestire illustrazioni. Questa parte è la parte creativa che poi va integrata appunto a questo lungo percorso di comprensione di quelle che sono le dinamiche di codice. Io ormai faccio questo lavoro da 21 anni, 22 anni, e una volta era possibile scindere come fossero due stanze diverse la parte creativa da quella tecnica, invece oggi non è più possibile perché è diventato davvero sempre più complesso e diciamo le aziende, le agenzie hanno bisogno di avere delle figure di riferimento che abbiano almeno le idee chiare su entrambi i lati della staccionata, o minimo minimo se voglio lavorare assieme devo riuscire a gestire un percorso diciamo coerente. Quindi HTML, che è la parte diciamo di dati, quello che c'è sotto la pagina web, CSS, che è quello che dà lo stile alla pagina, e JavaScript, che è quello che dà l'interazione. Il percorso riesce, non è che cerca, ma riesce, perché insomma ormai diciamo uno storico abbastanza ampio, a unire queste due parti. Quindi chiaramente si disegna un'interfaccia grafica e si studia il codice di come realizzarla concretamente. Si immagina, si cerca, si visualizza un'ipotesi di interattività e tramite JavaScript si riesce ad arrivare a quel tipo di interattività. Il corso è abbastanza, diciamo, ciccione, perché chiaramente il web più che mai è l'attività che sta correndo più delle altre. Scusate, ho tirato il telefono. Corre più di tutti e senza diciamo dire cose che vanno in dramma, ma anche in questo momento così non simpatico, tante dal discorso di quello che sappiamo del Covid, ha portato chiaramente a un aumento delle richieste da un punto di vista degli e-commerce, della realizzazione di siti web che abbiano delle funzionalità che riescono a riaprire dei business o di vendita o banalmente di gestione della comunicazione. Quindi è un momento in cui il web sta accelerando ulteriormente. Questo corso non è stato un anno uguale all'altro, proprio perché cambia, diciamo, la modalità di comunicazione, cambiano le connettività, cambiano i software, cambiano le dinamiche, cambiano le mode, cambia lo stile. Quindi se il prossimo anno è il dodicesimo anno, sarà il dodicesimo corso, che chiaramente è un po' simile a quello dell'anno prima, ma cambia. Quello che faccio ogni anno, siccome io faccio il professionista da 21 anni, 22 anni, è che inserisco sempre delle cose nuove. Quindi è un corso proprio in real time. Anche quest'anno, gli ultimi mesi, ho scoperto, imparato o cominciato a usare una nuova tecnologia o comunque un approccio diverso dal punto di vista del come, e l'ho inserito nel corso in real time. Quindi il programma chiaramente è quello, però io non lo so effettivamente il web che corre così tanto cosa può inserire a novembre, a dicembre, a gennaio e a febbraio. Se c'è qualche novità particolarmente, diciamo, pregna, che cambierà o comunque dà una visione di cambiamento, prima me lo studio io e poi lo inserisco all'interno del corso. Quindi è un corso proprio sulla timeline precisa, cioè dove siamo oggi. Altre cose che chiaramente andiamo a vedere sono tutti i concetti di marketing, tutti i concetti di marketing è un po' pretenzioso. Andiamo a capire cos'è il marketing online, quindi si parlerà anche di chiaramente social network, dell'uso di Facebook, dell'uso di Instagram, della SEO, quindi come indicizzare un sito al meglio, il rapporto col motore di ricerca che comunque prevalentemente è Google,
e tutti, diciamo, concetti che sono legati a questo mondo, anche se sono professionalità diverse. L'idea è di uscire come buoni creativi e buoni sviluppatori. Qualcuno esce come un superlativo sviluppatore e superlativo, diciamo, grafico, creativo. Posso dire che il corso funziona, che secondo me è bello, bellissimo, posso dire quello che voglio, ma la realtà dei fatti è che la maggior parte delle agenzie di comunicazione del Veneto, comunque di Padova e provincia, insomma in una zona ampia, hanno uno, se non due, sono creativi che sono veicolati all'interno di queste agenzie e spesso, diciamo, un allievo di qualche anno fa si troverà a far colloquio a un allievo che magari sta andando adesso a chiedere lavoro. Quindi concretamente chi viene al corso con un approccio giustamente, normalmente proattivo, riesce a trovare poi lavoro in maniera abbastanza fluida. E c'è da impegnarsi e fare un lavoro di comprensione, perché passare spesso e volentieri da un percorso di creatività, moltissima gente arriva che ha fatto un liceo artistico, che ha fatto un istituto d'arte, che magari poi ha anche approfondito l'Accademia di Belle Arti, ha un pacchetto di comunicatività o di conoscenza grafica già molto ampio, ma deve riuscire a fare lo switch su quelle che sono le problematiche tecniche, quindi riuscire a fare un match tra il suo approccio molto creativo al bisogno tecnico di riuscire a codificare le sue idee. E cos'altro dire? Ci sono delle, diciamo, tutto il corso è fatto a step, quindi il primo mese si fa Photoshop e poi c'è un piccolo esercizio che dà modo di riassumere, e man mano che si va avanti sono degli step in cui poi c'è un esercizio, una progettualità che riesce a, diciamo, standardizzare tutto quello che si è imparato precedentemente, e quindi si affronta Photoshop, disegno interfaccia grafica, HTML, realizzazione di una pagina HTML con i CSS. Poi si affronta il primo progetto in maniera individuale, quindi sia disegno interfaccia grafica sia montaggio del sito web. Poi si affronta tutta la parte di responsive design, quindi come veicolare un sito web all'interno di mobile, tablet, smartphone e via dicendo. E quindi poi c'è un altro progetto e ogni volta si uniscono, quindi diventa sempre più complesso, ovviamente, perché l'obiettivo finale, diciamo, la consegna, l'esame, il mostro finale da affrontare, considera un sito web che sia chiaramente interessante, adeguato all'ambiente di riferimento su cui con cui ci stiamo confrontando, quindi che sia graficamente attiguo, corretto e giusto per quell'ambito lì, funzionale dal punto di vista dell'usabilità, responsive, quindi che vada su tutti gli smartphone, e insomma detta facile, più figo possibile. E quindi man mano questo percorso unisce tutte queste pedine per avere una comprensione diciamo totale di quello che è questo mestiere. La cosa che riesco e cerco di dare, insomma, il mio obiettivo finale è dare tutto quello che c'è oggi, o almeno gli standard di oggi e tutta la comprensione odierna, ma diciamo un metodo di autoapprendimento, perché il web, ripeto, va così veloce che fra due anni chi si ferma banalmente, insomma, è perduto, quindi non riesce più a stare al passo. Chi fa il mio mestiere deve avere quella capacità di riuscire a scovare le nuove informazioni, studiarsi tutorial per conto proprio e fare upgrade, altrimenti è un mestiere che dura poco. Quindi l'obiettivo è dare tutte le informazioni odierne e dare un metodo di autoapprendimento che dia modo di andare a formarsi da soli. Questo dà una lungimiranza di possibilità lavorativa. Il web corre così tanto che da un punto di vista è molto bisognoso di donargli energia, tempo, spazio mentale per continuare a imparare cose. Dall'altra parte, chiaramente, è un lavoro che non ho io, perché lo faccio dal 1999, è cambiato almeno una volta ogni due anni, quindi come modo, come tecnologia, come approccio, come stile, come tecnica, e sta cambiando ancora, ripeto, quello che due anni fa sembrava fosse un modo, adesso è cambiato.
cos'altro dire? Senza interazione col pubblico è un po' più difficile. No, interagisco io. Ciao Simone. Senti, anche se sono delle cose per noi e soprattutto per te un po' banali, ci sono delle domande classiche, perché alla fine è vero che ci sono delle persone che arrivano a scuola e hanno un'infarinatura generale, hanno giocato come ci facevi tu e come abbiamo fatto tutti, provando, riprovando, sbagliando e giustamente poi rivolgendosi a dei professionisti, a una scuola per cercare di dare una direzione corretta, anche perché quando tentiamo di fare delle cose belle è sicuramente una grande soddisfazione, ma sai, grande soddisfazione, grande frustrazione, e dobbiamo essere attenti a giocarci. Alcune delle domande più classiche, che possono apparire banali ma è meglio rispondere, è: di che mezzi ho bisogno? Devo avere un mega super mostruoso computer, costruire di Dio, che programmi, cosa faccio? Allora, diciamo, ci sono tanti pro di questo mestiere col computer, ok? Uno dei quali è che ci serve un computer normalmente dotato, non serve un mostro, nel senso, banalmente è c'è il dispendio minimo di RAM e dell'utilizzo del computer, perché si lavora a basse risoluzioni, quindi serve banalmente anche un portatile, non importa se sia o PC o Mac, tanto il software gira uguale, e serve un PC banalmente odierno che funzioni discretamente per fare tutto. Non serve un mostro, non dobbiamo fare 3D, non dobbiamo fare video, non dobbiamo fare fotografie, non lavoriamo a risoluzioni alte, quindi serve banalmente un computer moderno, facile, consumer, e del software, ed è finita, è una connessione, quindi è l'unica cosa che ci serve. Useremo del software che i ragazzi possono usare, almeno per quanto riguarda lo sviluppo, anche è in free download, quindi lo possono usare anche a casa senza avere problemi e problematiche, quindi si cercano più risorse open source possibili. E sono tutti software leggeri. Chiaramente Photoshop e Illustrator sappiamo bene invece che sono su licenza, e quindi quelli no. Però per quanto riguarda la parte di sviluppo e di codice, si usa Brackets, che è un editor HTML leggerissimo e che gira anche con un computer di 10 anni fa. Certo. L'altra cosa che non è affatto banale, sul quale credo valga sempre la pena di mettere l'accento, è che a scuola, in particolare nel corso che conduci tu ormai da una dozzina d'anni, c'è una frequenza di 2 giorni alla settimana dove uno impara il metodo. Poi c'è il lavoro che devi fare a casa, perché il computer non è una bacchetta magica, lo devi fare tu, e ogni allievo ha uno sviluppo e delle dinamiche personali, per cui c'è chi va molto avanti, chi lavora tutti i giorni 3-4 ore e porta a casa un certo tipo di risultato, e chi meno. Qui credo che sia il caso, se voglia, di dire due cose. Allora, questa qui è una specifica molto importante, nel senso, allora, io non vado mai né alla velocità del più bravo, c'è della gente che chiaramente è ossessionata, che ha un buon punto di vista per diventare molto bravo. Io lo ero, nel senso, lavoravo 15 ore al giorno, va bene, esatto. Però non si va né al passo del più veloce o di chi ha più tempo da spendere. C'è gente che chiaramente ha anche altri, banalmente lavora e quindi deve riuscire a gestire tutto. Non si va né al passo del più veloce, neanche del più lento, si va a una media per portare avanti tutti quanti, nella speranza che anche chi è più lento, tra virgolette, si attacchi a chi va più veloce, va bene? Chiaramente nelle 6 ore si fa spiegazione pratica assistita da me, ma tutto quello che si fa a casa e per conto proprio va a espandere, a comprendere, a migliorare tutte le cose che si imparano in classe. Si può diventare bravi facendo 6 ore alla settimana? Sì, chiaramente se ne fai 8, 9, 10, 12, 20, 40 per conto tuo diventi molto più bravo. Quindi c'è bisogno di un lavoro personale molto importante. Si riesce ad andare avanti anche semplicemente seguendo il corso, ovviamente non tanto quanto dedicando delle ore di studio personale. Quindi ci vuole un'attenzione alla classe, ci vuole un approccio maturo a quello che spiego, quindi banalmente venire lì e non scrivere messaggi a seguire quello che si fa e poi ricavarsi del tempo proprio per conto, cioè, a casa. Però questo non lo diamo per scontato, in effetti, però è ovvio che se vado a fare il corso di canto, poi a casa mi viene naturale di cantare da solo perché mi piace, almeno questo è quello che
che uno spera. Quindi sono talmente appassionato che poi ho imparato questa cosa, vado a casa per conto mio e la devo smacchinare per forza di cose. Chiaramente in questo raggiungono risultati molto più alti. Benissimo, io ti saluto con un po' di anticipo che fra poco aggiungo allo streaming Massimo Malosso con il corso di colorazione digitale. Ti ringrazio, ti auguro buona continuazione di vacanza e di lavoro insieme, perché spesso non ci si riesce a liberare anche in vacanza di quello. Ci sentiamo a breve, a prestissimo. Ciao. Bene, Simone. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao. Benissimo, io adesso invito Massimo Malosso che avrà... Ciao Massimo, benvenuto. Ciao a tutti. Non sento la tua voce, Massimo. Oh, adesso perfetto, benissimo. Adesso Massimo, noi abbiamo qualche minuto in più in realtà della... Sì, perfettamente. Quindi abbiamo una decina di minuti in più. Corso di colorazione digitale, insieme ad Andrea Rossetto, altre valentissimo insegnante di Scuola Comics, e Simone Arena, un tempo, molti anni fa, nostro allievo che adesso ha fatto e sta facendo una carriera notevole. Io anticipo solo brevemente che da quest'anno il corso di colorazione digitale integra anche una parte di inchiostrazione digitale all'interno del corso, quindi diciamo che diventerà più rotondo e più importante. Massimo, io ti lascio la parola e quando hai bisogno di me sai che ti seguo in remoto. A prestissimo, a fra poco. Perfetto, grazie Stefano. Allora, sì, il corso di colorazione digitale. Beh, intanto comincio a presentarmi. Io sono Massimo Malosso e appunto sono un colorista, cioè coloro i fumetti. Sono colorista, grafico, designer, insomma spazio in diversi campi lavorativi della grafica, sempre con l'utilizzo del software principale di colorazione che resta Photoshop. Abbiamo creato questo corso di colorazione digitale per dar la possibilità a tutti di cominciare a gestire tutta quella parte del colore che viene dopo il disegno. Normalmente i fumetti ormai si dividono nel campo professionale in tre figure: lo sceneggiatore che scrive il fumetto, il disegnatore che lo realizza in bianco e nero, e la parte di colore che è dedicata appunto al colorista. Tra i fumetti che usano di più questa tecnica del colore, sicuramente quella del mercato francese, dove il fumetto in linea chiara viene colorato, e colorato in una maniera molto complessa, creando vere e proprie illustrazioni per ogni vignetta. Vi faccio un esempio perché magari, adesso non so se riuscite a vedere, ecco, questo è un album francese, come vedete ha un'edizione molto bella, molto grande, molto costosa, ma in Francia questi fumetti vengono raccolti come oro. E come vedete, ecco qui, questa è una tipica tavola a fumetti, dove vedete c'è un disegno, in questo caso matita, e poi un colore digitale. Colore digitale che negli anni ha preso il posto dalla colorazione tradizionale per diversi motivi. Innanzitutto per la velocità con cui si può eseguire il lavoro, ma soprattutto la possibilità di modificarlo, di inviarlo, di copiarlo. Ecco, l'esigenza nasceva dal corso di fumetto, uno dei nostri corsi più ampi, di dover accompagnare tutta la parte di colore, e per imparare il colore serve assolutamente del tempo e servono delle specifiche. Abbiamo dei laboratori dotati di Mac e tavolette grafiche. Una tavoletta grafica, adesso ve la faccio vedere, aspettate, ecco, è questa cosa qui. Come vedete c'è un piano che rappresenta il nostro schermo, e attraverso un altro supporto molto importante che è questa, una penna, noi riusciamo a disegnare e colorare direttamente
direttamente sul computer. Perché questa penna, come vedete, reagisce a dei parametri ben specifici, pressione, inclinazione, e quindi simula perfettamente un pennello. Quindi grazie al computer, alla nostra periferica, la tavoletta e la penna, e a un software, in questo caso noi insegniamo Photoshop, che è uno dei principali software, il più usato comunque per il disegno e la colorazione, e insieme poi integriamo altri software tipo Clip Studio Paint o anche altri o Painter, a seconda di quello che dobbiamo fare. Perché, come anticipava Stefano, da quest'anno abbiamo aggiunto una grossa parte di inchiostrazione digitale, così per completare proprio il pacchetto. Come si sviluppa il corso? Il corso si sviluppa, intanto è una lezione a settimana, il venerdì, da ottobre a giugno. Sono 32 o 33 lezioni, quindi sono abbastanza, di 3 ore ciascuna. In queste lezioni sarò io, Andrea Rossetto, appunto, come è stato anticipato, e Simone Arena. E ci siamo divisi il corso in 3 parti fondamentali. La prima che affronto io è proprio quella del primo ostacolo, diciamo, l'ostacolo del software. Quindi farò 16 lezioni dedicate a imparare l'utilizzo del software in tutte le sue parti. Ora, Photoshop è abbastanza facile, è abbastanza intuitivo, però ha decine e decine di strumenti, decine di finestre, e quindi bisogna conoscere perfettamente le possibilità di ogni strumento per poterlo gestire in libertà. Di solito faccio sempre il paragone che il computer, per noi che lavoriamo nel digitale, rappresenta una matita. Cioè, io devo saper tenere in mano quella matita, devo saper gestirne il segno, capirne il tratto, capire quali matite usare a seconda del lavoro che devo fare. Ecco, il computer deve diventare la stessa cosa, non è un ostacolo, ma è semplicemente il mezzo. Nel contempo, facendo questi esercizi sugli strumenti, ci approcciamo pian piano, un passetto alla volta, alla colorazione, cercando di affrontare le difficoltà una per una, quindi dal colore piatto alle ombreggiature, alla scelta delle cromie, ai contrasti, alle regolazioni, alla gestione del layout, eccetera, eccetera. Non so se Stefano provo a condividere lo schermo, così vi faccio vedere di cosa sto parlando. Quindi datemi un secondo che faccio questo esperimento. Share screen, condivido lo schermo. Spero che si riesca a vedere. Stefano, mi confermi? Si vede, non so se tu riesci, ma si vede, ecco, hai una pagina che conosciamo bene, perché se non ricordo male forse è stata disegnata da Isacco Saccoman, un altro dei nostri insegnanti. Esatto, sì, volevo, adesso se riuscite a vedere a tutto schermo, che così è un po' più pratico, perché si riescono a vedere anche i dettagli e tutta l'interfaccia, ora spiego un attimino cosa abbiamo davanti. Giustamente, intanto, questo è un disegno, una tavola a fumetti. Vedete, questa è la tipica tavola francese con la vignettona e altre 3 vignette di un progetto del nostro Isacco Saccoman, ex allievo della scuola e tuttora insegnante a illustrazione grafica. Tanto per dire, anch'io sono un ex studente della scuola, non della sede di Padova, ma di quella di Firenze, però un studente ormai di 20 anni fa. 18. E quindi, come vedete, insomma, questa scuola dà grandi professionalità. Ecco, quello che state vedendo è esattamente l'interfaccia di Photoshop. Qui vedete tutte le finestre,
queste tipiche di qualsiasi programma, e qui l'interfaccia grafica e soprattutto, eccola qua, questa finestra qui, molto molto importante, che è la finestra dei livelli, forse la cosa più importante del software. Il lavoro del colorista è questo: arriva il disegnatore, fa la tavola, la scansiona attraverso uno scanner e te la manda, e tu da qui, da queste linee chiare, vedete, non ci sono ombreggiature decise, il colorista deve decidere non solo i colori da inserire, ma anche la direzione della luce, quindi le ombreggiature da fare, e soprattutto deve dare un'atmosfera che racconti al meglio quello che abbiamo davanti, perché anche il colore racconta tantissimo e accompagna il disegno e i balloon. Già da qui comunque vedrete anche che Photoshop serve a fare altre cose, non solo a colorare, non solo a dipingere, ma anche a gestire le parti grafiche più semplici. Ad esempio, una pagina come questa avrà la necessità di avere dei balloon, oppure di essere gestita, vedete, con delle griglie più specifiche. In questo caso ho attivato una griglia che rappresenta il taglio finale. Ecco, qualsiasi disegnatore di fumetti, qualsiasi illustratore, prima o poi dovrà affrontare queste fasi: gestire un layout, fare una scansione, spedire un lavoro. Quindi tutte parti che sono estremamente importanti per essere professionali. Quindi a me è arrivato questo lavoro, come vedete ho dei balloon, ho anche una sceneggiatura, quindi leggo, capisco la storia. Sto cercando di fare questo esempio pratico per farvi vedere le fasi del lavoro. Da qui, guardando questa vignetta, io adesso devo decidere innanzitutto Massimo, i colori principali. Dimmi. Scusami. Massimo, scusami se ti interrompo, di solito non lo faccio durante le presentazioni, ma qui c'è una cosa che volevo chiederti, perché la scansione delle tavole originali a volte si disegna direttamente con dei programmi direttamente in digitale, ma ancora spesso si disegna su carta in bianco e nero per poi colorare in digitale. Noi affrontiamo, spieghiamo ai nostri allievi, per esempio, come fare una scansione corretta, in che modo potersi approcciare, perché non è una cosa così, come dire, da poco quella di fare una buona scansione. È una cosa semplice, ma deve essere fatta molto bene, perché si va in stampa, ci sono dei parametri fissi. Puoi dirci due cose, visto che abbiamo un tempo maggiore rispetto agli altri corsi, abbiamo ancora un 25 minuti buoni a riguardo. Assolutamente. Come hai detto tu, è una parte importantissima. Infatti, in questo corso noi cerchiamo di creare delle persone che siano professionali, e la professionalità è data anche da tutte queste piccole cose. Quindi il primo ostacolo che affronto solitamente nelle prime lezioni è appunto la buona scansione. Ora, come dicevi tu, sì, si utilizzano ancora scansioni per un semplice motivo: il disegnatore va a chinare a pennello o a trattopene o matite, intanto per la bellezza del segno, ma anche perché c'è un mercato degli originali molto importante. Quindi nel campo del fumetto questa cosa rimarrà, anche se c'è questa possibilità di chinare in digitale, però magari si tiene per lavori un po' più veloci, che bisogna fare in maniera più veloce o in quantità grandi. Però un bel fumetto francese, come quelli che fai tu, ovviamente si tende a fare a mano e a chinare a mano. Ora, la parte della scansione non è così semplice. Perché? Perché dipende sempre da cosa devo scansionare. Una matita, una china, un pennarello hanno caratteristiche diverse. Ora, c'è un must nella scansione: devo fare la scansione col risultato migliore. Cosa significa risultato migliore? Significa che devo acquisire la maggior parte di punti disegnati, e non è semplice. Lo scanner non è altro che una lampada che passa
e vede la differenza tra bianco e nero, in sostanza va a acquisire tutti quei punti. Ora, se ho una tavola a china, è caratterizzata da un fondo bianco del foglio e un segno che è nero deciso. Ora, in realtà il segno non è proprio così nero, perché dipende dal tipo di china, dipende se il disegnatore ha usato un pennarello in alcune parti o un tratto pen, ha dei neri più o meno intensi. Certo che di massima io ho un bianco e nero abbastanza deciso, quindi lì interverrò ad esempio con un metodo colore. Cos'è un metodo colore? È il sistema con cui il computer, lo scanner in questo caso, percepisce i colori a diverse scale. Ha un metodo che si chiama bitmap, cioè bianco e nero puri. Se io vado a scansionare anche una foto a colori, lui la divide in bianco e nero purissimi. Poi ha una scala di grigio, cioè divide in 256 grigi tutti i colori, è un monocromo di grigio, e poi ha una scansione a colori. Ora, il problema della scansione è che deve essere di qualità altissima, come dicevo prima, e quindi aumenta il peso enormemente. Però a seconda del metodo di colore vedrete che il peso scende. Ad esempio il bitmap, che ha solo due informazioni, è estremamente leggero ed è quello che vado a usare quando scansiono una tavola a china, perché appunto quello è il contrasto che voglio, bianco e nero purissimo. Non posso fare la stessa cosa ad esempio con una matita, perché una matita, se voi andate a vederla con una lente di ingrandimento, è una quantità di grigi enormi ed è tutta frastagliata. Ora, se io provassi il primo metodo su questa, andrei a perdere molta parte del disegno, e quindi nella matita devo per forza utilizzare una scala di grigio. Non utilizzo mai il metodo colore almeno che non ci siano parti colorate. Ad esempio molti autori lavorano con mezze tinte, e quindi in quel caso dovrei andare a utilizzare un metodo colore per recuperare anche quelle tinte. Addirittura nella fase di scansione si possono eliminare dei colori. Cosa significa? Molti disegnatori lavorano con più matite, cioè utilizzano una matita blu per la parte di composizione iniziale, e poi con la matita grigia o con la china vanno a fare il disegno definitivo. Restano quei segni di matita blu, e già in fase di scansione molti scanner, il software degli scanner permette di eliminare matite blu e rosse. Questo soprattutto quando si fanno lavori di animazione. Questo clean up di matite blu e rosse si riesce a fare in velocità già grazie alla scansione, ed è un bel risparmio di tempo. Come vi dicevo, a seconda del disegno quindi sto facendo delle scelte, faccio delle scelte di metodo di colore, ma non solo, anche di risoluzione. Ad esempio il metodo bitmap mi dà la possibilità, pesando poco, di fare scansioni a 1200 pixel per pollice, cioè una quantità enorme. Ora, considerate che tutte le foto che vedete su internet hanno una risoluzione di 72 pixel per pollice. Perché? Perché il loro scopo è quello di essere belle, però molto leggere, cioè di caricarsi sui vari software, sui vari social, velocemente. Al contrario, la scansione, che deve essere la base di un lavoro che poi verrà stampato, deve avere una qualità ottima. Quindi da 72 passiamo a 1200 pixel per pollice. Questo mi permette di recuperare qualsiasi informazione di tratto, e addirittura otterrò un lavoro bianco e nero perfetto, che potrà essere in un secondo momento estremamente utile per poter fare anche una fase di chine colorate, cosa che con altri metodi non sarebbe possibile. Invece, quando andrò a fare la mia scansione in scala di grigio, anche lì cercherò la risoluzione più alta. Non posso usare i 1200, altrimenti il computer esplode, non ce la fa proprio, ma andrò a usare una scansione, ad esempio, a 600. Il problema della scala di grigio
chi di voi ha provato a fare una scansione l'ha visto subito, è che non troverò il mio disegno, ma troverò il mio disegno e poi i segni della gomma, i vecchi segni della matita, le macchie del caffè, la polvere, eccetera. Insomma, la lampada in scala di grigio recupera troppe informazioni, compresa la grana della carta addirittura. Ecco che lì si passa a un'altra fase, che è la ripulitura. Sempre tramite un programma come Photoshop esiste la possibilità di contrastare le parti grigie dalle parti bianche in modo da ottenere una buona via di mezzo, un bel disegno visibile e un fondo bianco. Adesso io ho detto tante cose, però è tutta la procedura che capisce la difficoltà della scelta. Molto molto interessante, Massimo. In realtà poi chi si mette a fare queste cose, il primo passaggio che deve affrontare è questo. Diventa molto frustrante se non hai tutte le informazioni per poter avere una scansione ottimale su cui lavorare. Niente, ti ho voluto solo interrompere pochi minuti. Se vuoi rimettere immagini o quant'altro, io ti seguo. Sì, adesso guarda, continuo un attimo con la... Ma soprattutto volevo finire il discorso, perché come hai detto tu giustamente, è frustrante sta cosa. E quello che cerchiamo di fare noi è appunto creare professionisti, e come? Praticamente noi insegniamo tutti i nostri errori. Cioè io il primo fumetto che ho colorato è stato nel 2004, venuto fuori dalla scuola, e però stiamo parlando nel 2004, il digitale era appena agli inizi. Mi mancavano certe informazioni perché non erano così diffuse, quindi è stata tutta la quello che vado a insegnare io, è tutta la mia esperienza, anzi tutti i miei errori che ho fatto nei primi lavori che mi hanno portato a rifare dei lavori, ad allungare i tempi, perché non avevo tutte le informazioni. Non è facile passare dal disegno che si fa a casa alla tipografia, cioè bisogna conoscere le macchine tipografiche, bisogna conoscere tutti questi termini che magari non riguardano il fumetto ma più la grafica. Ho detto risoluzione, metodo colore, i canali del colore, si parla di ciano, magenta, giallo, nero, RGB, tutte informazioni che quando uno va a colorare i propri disegni non ci bada. Perché? Perché sono interessato a fare un bel lavoro di colore, però poi quel colore deve essere stampato, e per essere stampato bene devo conoscere tutte queste altre informazioni che difficilmente si riescono a recuperare se non si parla con qualcuno che le ha gestite in prima persona. Ecco, questa era la cosa fondamentale. Comunque vedete, un'azione come quella della scansione, che di solito noi mettiamo il foglio, clicchiamo il pulsantino e poi è fatto tutto, invece richiede una scelta ben precisa a seconda del lavoro e soprattutto una serie di conoscenze non da poco, proprio da grafici. Ora vi condivido nuovamente il mio monitor e ecco qui. Una volta fatta questa scansione, come vedete anche qui è stata fatta una scansione a un'alta risoluzione, anche questo disegno è fatto a pennello, vedete che bel tratto con i vari spessori. Il nostro Isacco è proprio bravo e questa pagina fumetti mi ha sempre divertito tanto. La prima cosa che vado a fare è ad esempio controllare quello che parlavo prima, il metodo colore. Allora, cosa vuol dire? Se io vado qui su immagini, vedete, metodi, questa tavola che è già preparata, questo file già pronto, è stata spostata da quella che era una scala di grigio a un ciano, magenta, giallo, nero. Ecco, questo è il metodo colore utilizzato per la stampa. Molto importante anche questa cosa qui. Vedete, ce ne sono due di metodi colori, RGB e ciano magenta. L'RGB serve per i video, il ciano magenta per la stampa. Sono colori differenti. Vado a controllare poi la risoluzione e le dimensioni. Ecco che da quest'altra finestra riesco a vedere la risoluzione. Questa 300 pixel per pollice è proprio la risoluzione per la stampa. E poi abbiamo le dimensioni espresse in pixel, centimetri, a seconda di quello che serve. Come vedete il file qui è molto grande. Così
questo formato alto 42 sarà utile a Isacco nel caso che vengano fatte edizioni estremamente grandi, che succede, di questo fumetto, oppure semplicemente andrà a ridurle per dei settimanali o delle riviste che hanno dimensioni diverse. Da qui inserisco il colore. Allora, quello che vedete qui sono i livelli, ecco la parte fondamentale. Il risultato del nostro lavoro è proprio questo, la somma di tanti livelli. Che cosa sono i livelli? Eccoli qua. Sono fogli, fogli trasparenti su cui posso inserire le cose e posso andare a sovrapporre tanti passaggi, in modo da poter gestire al meglio il mio file. Cosa significa gestire al meglio il file? Ad esempio, guardate, io ho diviso i miei livelli base in personaggi e come vedete ho inserito all'interno di questo livello il colore dei personaggi. Poi un altro elemento che secondo me era molto difficile a gestire era il furgone, l'ambiente. In questo caso avevo tantissimi dettagli nell'ambiente, quindi ho fatto una scelta, avendo anche quasi un'illustrazione, di separarli dal resto del fondale e poi addirittura un cielo. Avendo questi livelli divisi, vedete la somma di questi livelli, io posso intervenire in qualsiasi momento su uno di loro. Ad esempio il furgone a me piaceva molto da fricchettone, così rosso e bianco come quello degli anni 60, però magari l'idea deve essere un po' più futuristica e quindi il sceneggiatore o l'editor mi dice sì, no, il furgone è bello, però magari la nostra idea era diversa, vorrei un colore diverso. Ecco che io adesso sto utilizzando, vedete, uno strumento, si chiama bacchetta magica. Ho isolato il livello, vedete che in un colpo solo ho acceso i livelli e vado a selezionare solo il colore rosso. Ecco che posizionandomi su questo livello attivo un'altra finestra, immagine, regolazione, tonalità, saturazione e cambio il colore del furgone. Ecco che diventa Priscilla, la regina del deserto. Ops. Chiudo la selezione e la modifica è stata eseguita. Ecco, questi passaggi che ho fatto io, che riesco a fare in un minuto, mi permettono di fare una cosa importantissima, modificare il fumetto, il colore del fumetto, cosa che viene sempre più spesso richiesta perché i mezzi ci sono, cosa che nel tradizionale non è possibile fare, cioè occorre un sacco di lavoro. Ecco perché il digitale ha preso piede. E in più avete visto che per fare questa semplice operazione però io devo conoscere i livelli e soprattutto li devo dividere al meglio. Questo fa parte di quel comportamento professionale di cui parlavo prima. Devo saper gestire i colori, ecco qui la finestra selettore colore, dove trovo tanti dati, saturazione, tonalità, saturazione, brillantezza, i canali. Devo sapere gestire le selezioni. Ora, ognuno di questi strumenti che vedete ha un menu. Quel menu serve a impostare lo strumento. In questo caso vedete che la mia bacchetta fa esattamente quello che voglio io, ma lo fa perché sono stato io a decidere come si deve comportare questa bacchetta. E come faccio a fare questa, a prendere questa decisione? Gestendo questi parametri. Ora, solo di questo strumento ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ecco,
quello che dicevo all'inizio è appunto questo. Io cercherò nella prima fase di accompagnare una serie di esercizi come quello che state vedendo per poter gestire lo strumento, cioè imparare lo strumento, saperlo regolare proprio come se fosse una matita, saperla usare in modo che poi io mi dedico alla parte difficile, cioè la parte creativa. In questo caso la parte creativa non è inserire il colore, quella è la parte tecnica, la parte creativa è scegliere i bei colori che spero di esserci riuscito, perché vedete, gestire tutta una pagina a fumetto non è affatto facile, sono tanti disegni, tanti fondali e bisogna integrare il tutto perché comunichi un'atmosfera, un'armonia e anche sia bello da vedere fondamentalmente. Adesso accendiamo gli altri livelli e vi faccio vedere poi la seconda fase. Ecco, questa è la prima fase della colorazione, quella forse più difficile, l'inserimento e la scelta dei vari colori. Poi c'è una seconda fase, quella che vi dicevo del chiaro scuro. Ecco, adesso vi li accendo, c'è un altro gruppo qui, si chiama Ombre e Luci. Come vedete, il mio fumetto io l'ho preso e con dei grigi sono andato a fare uno studio delle ombre. Ho fatto una scelta, ho deciso che la luce principale era quella esterna. Siamo dentro un garage, quindi ho messo il garage al buio e poi ho lavorato con dei tagli di luce per illuminare, ad esempio, i vetri del furgone, il taglio un po' qui, il computer in angolo, perché sennò spariva. E poi ho gestito con una luce invece che arriva da destra i personaggi, un taglio di luce leggermente diverso che almeno mi permette di vedere le tre vignette dei personaggi rispetto all'altra vignetta. Ecco, la cosa interessante è che se anche io lavoro con i grigi, il lavoro che ho fatto in precedenza, cioè quello del colore piatto, si fonderà con il lavoro fatto in grigio attraverso una cosa, si chiamano metodi di fusione, li vedete qui, cioè delle caratteristiche che riesco a dare ai livelli. Ecco che il colore piatto si somma alle ombre e come vedete non è più grigio, ma diventano cromie più scure. Cioè se io andassi a prendere adesso la pipetta colore, vedete che il computer qui ha un colore, questo qui, quindi è un altro, è un colore più scuro. Qui sul bianco risulta abbastanza grigio, qui sulla pelle vedete che abbiamo due marroni diversi. Ecco, questo è un altro vantaggio enorme. Posso cambiare come prima i colori del mio furgone senza dover rifare ad esempio le ombre. Vedete? Posso scorrere, cambiare tonalità di continuo senza dover intervenire di nuovo sulle ombre. Ma non finisce qui. Il disegno, ad esempio, di questo fumetto francese può essere poi integrato con cosa? Con dei filtri di colore, e guardate come cambia. Quelle famose ombre che avevo fatto in precedenza, io le ho anche colorate, vedete, da grigie. Posso dare delle influenze più fredde o più calde alle ombre per aumentare l'atmosfera. Il grigio ammazza un po' tutto. Ecco che il risultato della nostra sovrapposizione, colore piatto, ombra, ombra colorata, e guardate quanto si ravviva creando queste zone fredde e queste zone calde. E poi per ultimo addirittura una chicca, la china colorata. Adesso la china era nera, ma se io la vado a colorare, guardate bene questi tubi, come vedete la china colorata mi dà la possibilità di creare degli effetti luminosi, ad esempio di tubi di energia, ma anche
quelle nuvole che prima sembravano tanto vicine e tanto dure vengono alleggerite, e addirittura anche le colline, vedete, risulta tutto più lontano. Insomma, cerco di dare la profondità colorando la china. E come dicevo, colorando le chine si possono appunto fare effetti speciali di luce, laser ed altre cose molto molto piacevoli. Alla fine poi andrò ad aggiungere anche i balloon. Anche i balloon vengono fatti a parte, perché in caso di stampe diverse, con lingue diverse, si possono sostituire velocemente. Ed ecco che qui il mio file è pronto, e poi passerò alla fase di salvataggio per poterlo spedire all'editore. Interrompiamo un attimo la condivisione. Ecco. Mi vedete? Sì, forse mi sono dilungato un po' tanto negli esempi, no. Ci tenevo a far vedere questa cosa. E come avete visto, ci sono tante fasi a colorazione. Come vi dicevo, io gestirò la parte un po' più tecnica. Andrea Rossetto invece, nella seconda metà del corso, gestirà la parte più artistica, cioè tutta quella scelta del colore, quella scelta del chiaro scuro, del contrasto, che è estremamente difficile. C'entra poco col digitale, c'entra con la capacità artistica, con le conoscenze del colore tanto quanto nella pittura tradizionale. E per ultimo ci sarà invece Simone Arena, che gesterà non solo la parte di chinatura, perché c'è appunto questa parte di china digitale, ma anche un progetto. Simone è un autore estremamente pazzo. Simone è pazzo. Simone è un disegnatore bravissimo, mi fa morire, e ha un segno particolare, e meglio di lui che gestire un progetto privato portato dall'inizio alla fine non riuscirei a vedere un'altra persona. Ecco, insomma, abbiamo diviso queste tre parti, vedete, per completare il tutto. Benissimo, Massimo, io mi hai fatto traballare nella mia fede, mi viene voglia anche a me ogni tanto di prendere in mano un po' di digitale. Molto interessante davvero. Massimo, niente, io ti ringrazio, sei stato veramente esauriente, molto interessante anche la parte dedicata alle scansioni. Io ti saluto, anche perché tu hai avuto un tempo maggiore. Aggiungo allo streaming fra pochissimo Alberto Dallago per la presentazione del corso di illustrazione digitale. Massimo, buona giornata, un saluto, a prestissimo. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti e grazie mille. Benissimo, io aggiungo Alberto Dallago, che saluto. Oi. Ciao, ben trovato. Ciao. Ciao, benissimo. Beh, presentazione del corso di illustrazione digitale ormai da molto tempo nelle tue mani. 7 anni ormai. Anche, ricordiamo che Alberto è anche, come dire, parte molto integrante anche del corso di concept art e di digital illustration per videogame, che presenteremo il prossimo venerdì. Oggi ci dedichiamo al corso che dura un anno e che ha una frequenza limitata al giorno del venerdì, quindi un giorno alla settimana di frequentazione, e anche un costo decisamente più limitato rispetto ai corsi triennali, e che può essere fatto sia per persone che vogliono semplicemente dedicarsi all'illustrazione digitale, ma che possono essere anche come dire, fatti dai ragazzi che sono già iscritti ai corsi di illustrazione, di fumetto o un qualsiasi altro corso, e che beneficiano di sconti, come dire, maggiori facendo due corsi. Alberto, io ti lascio la parola, ovviamente quando hai bisogno di condividere, condividi, e io aggiungo le immagini. A prestissimo, ciao. Avrò bisogno, ciao. ciao. Ok, allora, intanto faccio un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo, chi da casa, chi dal mare, dalla montagna o dallo studio come sottoscritto. Allora, Stefano ha già introdotto che diciamo, il topic, l'argomento di cui si parlerà oggi, cioè illustrazione digitale. Non so se sia già stato affrontato l'argomento, però volevo fare un po' di chiarezza su ciò che riguarda il termine illustrazione come
come incipit al mio discorso, anche per fare così, per contestualizzare meglio quello che è poi il corso. Intanto, infatti, il corso potrebbe essere l'ideale, diciamo, prosecuzione del corso di illustrazione tradizionale. E questa è una cosa che, se insomma non è stata non vi è stata detta da Vittorio, vi verrà detta sicuramente più avanti. L'illustrazione fondamentalmente che cos'è? È un'immagine, okay, che racconta una storia, quindi non è il fumetto che racconta dei concetti o delle storie per una sequenza di vignette, ma è una singola immagine che ha una responsabilità molto importante, cioè far capire a chi sta guardando questa immagine cosa sta succedendo. Per fare un esempio un po' più, se vogliamo, terra a terra, voi immaginate di entrare in una libreria oppure in una fumetteria, e in quel caso l'illustrazione potrà essere, per esempio, la copertina di un libro, ok? Fatalità qui di fianco a me, fatalità, ho giusto qualche esempio. Per esempio, questo è un librone di cui ho fatto la copertina tempo fa, ed è un libro fantasy. Quindi ecco, l'illustrazione di copertina in qualche maniera deve anticipare un po' quello che si troverà all'interno del libro, senza fare spoiler o che altro, però insomma è una sorta di anticipazione. Ho preso questo come primo esempio. Chiaramente il tipo di narrativa di cui in cui l'illustrazione viene impiegata può essere molto variegata, può essere quella per adulti, quella per ragazzi, quella per o young adults, quella per bambini. Questo per esempio è una cosa tipo young adults più o meno, mentre vi faccio un altro esempio: se prendo un libro game di respiro un po' più horror, avremo chiaramente un tipo di illustrazione un po' più hardcore, un po' più forte, ok? Quindi dicevo, libreria, fumetteria, quindi l'illustrazione di un libro, di un fumetto, ma anche se ad esempio siete appassionati di giochi di ruolo, avrete sicuramente visto una volta nella vita, anzi se non lo siete, se lo siete chiaramente conoscete, un'illustrazione di copertina di un manuale. In questo caso l'illustrazione non è solamente di copertina, però può essere anche interna, e quindi in questo caso faccio vedere un po' di... Insomma, ecco, si vedono anche delle illustrazioni che vanno a corredare ed arricchire il manuale di gioco dei giocatori. Faccio vedere l'ultima cosina. Ecco qua, ci può essere anche l'illustrazione invece della box cover di un gioco in scatola, e in questo caso l'illustrazione chiaramente vi racconta che cosa troverete all'interno del gioco stesso, ok? Anche qui a seconda del genere e dell'ambientazione. Ecco che quindi l'illustrazione, che non finisce, ovviamente non si esaurisce in questi settori, si può parlare poi di illustrazione anche per quanto riguarda la concept art, ma questo lo vedremo la settimana prossima. Si può parlare di illustrazione per quanto riguarda un testo, un articolo che ha, deve esprimere dei concetti un po' particolari, e l'illustrazione in questo caso va ad arricchire la spiegazione e a far capire nell'immediato quello di cui parla appunto l'articolo in questione. L'illustrazione quindi, oltre ad avere questo impiego variegato, come dicevo prima, ha anche una particolarità, che nel nostro caso quindi non sarà tradizionale ma sarà digitale. Quindi illustrazione digitale, in qualche maniera appunto spieghiamo l'unione di queste due parole apparentemente così agli antipodi, se vogliamo, ha questa come particolarità che non si avvale di strumenti convenzionali come la matita, il pennello, il canvas per dipingere, l'olio, l'acrilico, insomma quello che volete voi, ma sfrutta quelli che sono i mezzi digitali, molto semplicemente. Massimo, durante la sua ottima presentazione, vi ha comunque già parlato di colorazione di Photoshop, quindi non vado a ad annoiarvi con dicendo le stesse cose, però effettivamente gli strumenti che andremo a utilizzare sono una penna e una tavoletta. Quindi anziché un pennello avremo una penna, anziché un canvas avremo una tavoletta grafica, e poi utilizzeremo un software che è Photoshop per colorare. Quindi questa è la definizione del corso. Quindi se vi state chiedendo ma è il corso che fa per me, la risposta è: se volete diventare illustratori sia professionisti
e professionali, chiaramente, o anche, come dire, amatoriali, insomma, se volete, diciamo, cimentarvi con quella che è la pittura digitale, sì, questo è il corso che fa per voi. Quindi il corso è aperto, diciamo, sia a chi vuole implementare le proprie conoscenze passando dal tradizionale al digitale, sia invece per chi, a chi vuole sperimentare, provare. Diciamo che dopo 7 anni di corso mi sono accorto che così la compagine di studenti è abbastanza variegata. Abbiamo chi addirittura veniva dalla grafica, chi sapeva già disegnare, chi ha imparato in quel frangente. Ribadisco che il corso è, diciamo, un corso singolo, ha una durata di 9 mesi, sono 32 lezioni, con frequenza una volta alla settimana, giusto per inquadrare un po' il discorso. Benissimo. Detto questo, volevo farvi vedere, prima di passare a raccontarvi come si struttura il corso in maniera un po' più specifica, insomma, vorrei evitare poi di parlare troppo, e in questo caso facendovi vedere delle cose è più facile anche aiutare la comprensione. Quindi condividiamo. Ok. Ci sono anche io, Alberto. Sì, stavo solo cercando il... Eccola qui, perfetto. Vai. Allora, mi confermi, caro Stefano, che ecco, si dovrebbe vedere la presentazione PDF. Bellissima, una delle tue illustrazioni più belle. Che ti verrebbe voglia quasi quasi di imbracciare la penna ottica anche a te, vero? Mi state facendo venire qualche dubbio, mi sa che integrerò a breve, senza rinunciare al mio credo. Ma mai negare le proprie radici, poi se vuoi conosco un bravo insegnante per questo corso, così, dico, ti faccio la butad. Ok, grazie per la condivisione, scusa poi per il piccolo siparietto un po' così, leggero. Allora, faccio vedere una piccola carrellata di lavori miei, in quanto forse non mi sono ancora presentato, oltre appunto ad essere docente di entrambi i corsi, quindi illustrazione e concept art, di una parte del corso di concept art, io mi occupo proprio di illustrazione, cioè sono principalmente un illustratore che diciamo, lavora nell'ambito del, se vogliamo definirlo, del fantastico per l'editoria, sia a livello nazionale che internazionale, o per la ludica, cioè quando si parla di ludica si parla appunto di giochi da tavolo, giochi di ruolo, o videoludica, quindi giochi di ruolo. Prima facevo appunto un accenno alla concept art. Queste che vedete sono copertine, sono un po', diciamo, vecchiotte, perché insomma si parla di lavori fatti almeno 6-7 anni fa, e facendo, diciamo così, dando una scorsa molto veloce, sono le copertine, mi permetto di dire che forse sono i lavori, diciamo, a cui il mio nome è abbinato, nel senso che se qualcuno mi conosce principalmente per essere l'illustratore della versione italiana, deluxe, del libro game che ha fatto un po' la storia dei libri game, noto come Lupo Solitario. Ok, quindi queste sono le copertine, diciamo così, di questa versione un po' rivista e corretta, infatti si chiama Deluxe, con appunto nuove illustrazioni, nuove copertine, eccetera, eccetera. Ecco, adesso non mi soffermo troppo sull'aspetto tecnico o, come dire, scenografico delle copertine, però vi faccio vedere semplicemente come sono illustrazioni che devono rappresentare in qualche maniera una parte del contenuto, perché poi la peculiarità dei libri game è che ci sono tantissime avventure da giocare e non sempre, ovviamente, l'andamento è lineare. Sapete che il libro game non solo si legge ma si gioca, o viceversa, quindi quello che voi scegliete può influenzare poi i finali o il proseguo dell'avventura. Ecco, questa invece è sempre il libro game, è della copertina che facevo vedere prima, e boh, basta, come dicevo, una rapida carrellata. Invece vi faccio vedere una cosa, perché secondo me quando si parla di illustrazione digitale mi viene naturale pensare che una persona, magari che non se ne intende, abbia un'idea, no? Una proiezione, diciamo così, un'istantanea di qualcosa magari di freddo, impersonale. In realtà il digitale, giunto, diciamo così, a oggi, come
tecnologia come software, riesce a replicare gli effetti della pittura tradizionale. Questo è, secondo me, l'aspetto più intrigante. Ma soprattutto l'aspetto più importante è che lo fa senza andare a snaturare lo stile. Cioè, mi spiego, una delle cose che preoccupa maggiormente gli studenti è, quando si iscrivono al corso, ma anche in generale, è quella di dire, ma io se volessi fare, non so, un disegno per un po' più così semplice, un po' più edulcorato per bambini, posso farlo? Certo che sì, perché vi faccio vedere, per esempio, che al di là appunto dello stile classico, se vogliamo un po', questo vabbè, parliamo di illustratori conosciutissimi a livello internazionale, però vedete, loro sono molto, se vogliamo, classici, realistici, simulano quella che è la pittura ad olio. Però poi abbiamo anche delle cose meno, cioè sempre sul figurativo realistico, però già un pochettino diverse come stile, fino ad arrivare per esempio a cose di questo tipo, che vanno benissimo anche per la concept art, oppure a cose di questo tipo, ecco, che rappresentano proprio in qualche maniera l'opposto, cioè nel senso uno stile un po' più grafico, anche se in questo grafismo si può comunque intercettare una figura o comunque insomma degli elementi che noi riconosciamo, però ecco, vedete lo stile delle pennellate, del pattern che viene creato, che rende tra l'altro inconfondibile l'autore, c'è anche scritto sotto appunto Andrew Jones, è qualcosa di unico che viene comunque elaborato dall'artista e poi in qualche maniera buttato fuori con la pittura digitale. Quindi questa piccola carrellata di lavori, ovviamente in sede di corso, poi io alla prima lezione, che è un po' introduttiva, mostrerò lavori, più lavori, per far vedere anche più stili e per tranquillizzare appunto gli studenti. Quindi vedete che in realtà il digitale è semplicemente uno strumento al vostro servizio. Quindi facciamo un piccolo passo indietro, lasciando appunto come immagine questa qua di Andrew Jones, e vi racconto un attimino in cosa consiste il corso. Il corso è articolato in 32 lezioni, si snoda quindi in un percorso che possiamo idealmente suddividere in tre parti. La prima parte ovviamente è quella più introduttiva ed è la parte in cui io andrò più lento, se vogliamo definirla, raccontarla in questa maniera, nel senso che all'inizio io vi dovrò far familiarizzare con gli strumenti che utilizzeremo, perché non tutti magari appunto, come dicevamo prima, arriveranno già con qualche conoscenza di Photoshop, qualche conoscenza di come si utilizza la tavoletta. Anzi, per molti all'inizio diventa un problema, perché abituati a guardare il canvas può diventare un problema non guardare il canvas, ma guardare, quindi il foglio da disegno, ma guardare il monitor. Faccio una piccola parentesi, a oggi abbiamo molti dispositivi su cui lavorare, ci sono anche le Cintiq, c'è l'iPad con Procreate, che è fenomenale. Noi però utilizzeremo Photoshop, ok, che tra tutti i programmi è sicuramente quello più versatile, quello più conosciuto in assoluto, però anche uno dei più articolati, e utilizzeremo chiaramente delle tavolette Wacom. Vi faccio notare che la scuola poi è sempre aggiornata per quanto riguarda la tecnologia, quindi vi fornirà tutta la strumentazione per lavorare in maniera comoda e senza problemi. Quindi dicevo, la prima parte vedrà un po' una panoramica di Photoshop in generale, in cui si vedranno quali sono gli strumenti principali, perché appunto Photoshop è talmente variegato che dobbiamo concentrarci su alcuni strumenti da utilizzare. Per poi iniziare un attimino un percorso un po' particolare, cioè noi inizieremo a vedere le cose però in bianco e nero, cioè faremo tutto un lavoro legato al chiaroscuro / scala di grigio. In questo percorso vedremo a livello teorico una cosa importantissima, la teoria luce-ombra, che diventa un po' un riferimento al bagaglio di conoscenze che un disegnatore dovrebbe avere, un pittore, un illustratore. Questo per ritornare sull'argomento del fatto che Photoshop è uno strumento, quindi se voi non conoscete cosa succede a un oggetto non sapete cosa succede quando un oggetto viene colpito dalla luce, non sapete cosa vuol dire contrastare un'immagine, non conoscete alcune nozioni basilari, ecco, Photoshop rimarrà comunque uno strumento. Quindi è importante per me partire da una teoria di base per poi applicarla appunto al digitale. E
Quindi questo è molto molto importante. Faremo un discorso legato alla volumetria e qui vediamo se devo chiedere a Stefano gentilmente di interrompere un secondo la condivisione. Non so se Stefano tu mi senti, sì, grazie mille. Sì, 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 io okay. Ci sono, ti seguo. E faccio un'altra condivisione. Ok, eccolo qui, share screen. Benissimo. Perfetto. Dovreste vedere teoricamente la mia finestra di Photoshop, ok? Ci siamo. Faccio un piccolo, ma proprio una piccolissima dimostrazione, perché qui lo dico perché è una parte molto importante questa, in cui noi faremo appunto conoscenza con quelli che sono gli strumenti di Photoshop, ok? Quindi impareremo sia a gestire la linea, ok? Vedete quanti pennelli ha Photoshop, cioè quanti pennelli io ho in Photoshop in questo caso. Si possono personalizzare, si possono utilizzare a seconda anche del momento. Quindi questo, per esempio, è un pennello un po' sketch, ok? Vedete? Possono essere utilizzabili per ragionare in termini di linea, oppure possono essere utilizzabili ragionando in termini di massa e quindi di pittura, ok? Quindi vedete, adesso io sto cercando di faccio una dimostrazione davvero alla buona, cioè non mi metto a fare grandi cose, però è per farvi vedere come, per esempio, utilizzando e gestendo la pressione e tutta una serie di caratteristiche legate appunto ai pennelli, io posso pitturare e quindi creare delle masse come se stessi scolpendo o così, più che scolpendo, magari gestendo, non so, materiale tipo la creta o il DAS, no? Quindi cercare di creare volumetrie in questa maniera. Lo dicevo prima, sempre in bianco e nero, perché la cosa importante è capire come funziona la luce, ok? Di lì infatti poi... Prego. Scusami Alberto, ma al momento vediamo solo la schermata nera, non so se hai fatto dei segni, miseria, cose, sul serio. Ma... Sì, e quindi diciamo che quello di cui... Io stavo lavorando, pensa te, e quindi non si è visto nulla di quello che ho fatto. No, esatto, c'è solo la schermata al momento. Vedo un secondo se, scusami, facendo una condivisione più alla buona, tipo schermo 1, magari, ecco, forse... Ok, adesso dovreste vedere forse? Direi che ci siamo, vede quello che hai fatto. Fantastico, ho fatto un emerito a schifezza, ma era per far vedere semplicemente la differenza tra la stratificazione di pennellate, ok, vedete, con cui io creo una massa delle volumetrie, e invece la differenza nell'utilizzo di un pennello un po' più... simile a una penna, una matita, no? Per cui io posso invece creare delle linee. Quindi dicevo prima che la cosa importante è lavorare molto sul discorso linea barra volumetria e gestire entrambi gli approcci, ok? Poi ognuno sceglierà, diciamo così, la propria via, capire se vorrà attenersi alla line art, ok? Quindi fare un disegno in maniera, ecco, vedete, molto semplice con la line art, oppure, come preferisco fare io, utilizzare invece la pennellata un po' più pittorica per definire una massa, ok? Prima stavo facendo ironia sulla quantità di pennelli che ho, però in realtà ogni pennello, vedete, ha una sua, ha un suo settaggio e posso veramente ottenere tantissimi effetti. Questo è un aspetto molto interessante perché parleremo anche di come personalizzare i pennelli. Mi sbrigo un secondo perché vedo che il tempo sta andando via abbastanza veloce e dicevo quindi che questa prima parte poi includerà anche rudimenti di anatomia, importantissimi appunto per riprendere il concetto di volumetria, quindi la volumetria legata a che cosa? Non solo agli oggetti ma anche al corpo umano, che di per sé è fatto da volumi. L'esplorazione dello stile, molto importante per capire anche se volete appunto fare un personaggio, non so, un po' più cartunesco piuttosto che realistico, e da lì voglio rassicurarvi su questa cosa, ogni studente avanzerà seguendo, diciamo, lo stile o comunque
sì, che gli è più, più consono. Io cercherò poi di personalizzare ogni, ogni percorso in questo senso. E, di lì poi inizieremo a fare una, un ragionamento un po' più divertente creando i nostri personaggi, cioè creando un personaggio secondo delle caratteristiche particolari, dipingendolo, appunto disegnandolo, con la line art o senza, e quindi faremo anche tutto un ragionamento sul drappeggio, sul vestito, quindi ogni argomento avrà poi dei micro focus in cui andremo ad analizzare un aspetto piuttosto che un altro. E qui andiamo diretti alla seconda parte, che invece prevede che cosa? L'introduzione del colore. E il colore in questo caso verrà utilizzato come si farebbe in accademia, quindi si parla del colore a livello teorico e quindi la luce diventa importantissima anche a livello fisico, quindi capire come fenomeno il colore come fenomeno fisico, per poi andare a studiare tutta la fenomenologia di Photoshop, ovvero l'applicazione della teoria però all'atto pratico, che il buon Massimo Malosso vi ha già in qualche maniera anticipato, ovvero creare tutto un ragionamento basato su livelli, metodi di diffusione, tutta una serie di, se vogliamo, dinamiche e meccaniche che probabilmente non conoscevate, e quindi sarà divertente poi cercare di colorare quello che abbiamo fatto in bianco e nero, quindi diciamo partendo dalla scala di grigio, oppure partire direttamente con il colore. Questo ci porta automaticamente a proseguire nel nostro, insomma, percorso didattico, andando a esercitarci col colore e ad affrontare anche quello che per me è uno degli aspetti più importanti dell'illustrazione, cioè la composizione. Perché finché facciamo, non so, un volto, un personaggio, fin lì il problema è relativamente contenibile. Quando invece dobbiamo gestire illustrazioni, come vi facevo vedere prima, un po' più incasinate, scusate ma mi si è bloccato qualcosa qui, vabbè, niente, non importa, va bene, ok, non ti tocco. Il problema è cercare di comporre l'immagine in maniera tale per cui noi avremo un focus, avremo una leggibilità e saremo in grado di diciamo arrivare diretti al cuore e agli occhi di chi guarda questa immagine senza bisogno di confonderlo. E la parte della composizione è importante perché ci consente poi di lavorare anche sul paesaggio, è un altro aspetto che vedremo, e quindi vedremo paesaggi, vedremo alcuni focus legati alla matericità, non so, delle rocce, come fare gli alberi, e pian pianino approderemo all'ultimo slot, che è la terza parte legata al corso, che invece prevederà una sorta di viaggio attraverso forse un mondo un po' più fantastico, come disegnare le proprie creature, e a seconda di come le creature sono fatte, non so se hanno la pelliccia, se hanno le squame, andare a renderizzare quei materiali. Quindi faremo tutto un ragionamento sulle texture, però in maniera pittorica, perché noi ricordiamo che stiamo facendo illustrazione, quindi faremo tutto un ragionamento su come, non so, vogliamo renderizzare una pelliccia, quindi come funziona la luce, come creare un pennello che dia l'effetto pelliccia, eccetera, eccetera. E soprattutto in questa fase, man mano che ci avviciniamo a quello che poi sarà il progetto finale, faremo un ragionamento legato invece alla presentazione dei propri portfolio. Questa parte è molto importante, anche se magari non occuperà in termini di spazio troppo tempo a livello di lezioni, però è una parte in cui faremo un approfondimento molto mirato e molto esaustivo su come si crea il proprio portfolio in PDF, soprattutto, quindi digitale, anche cartaceo, però visti i tempi che stiamo vivendo, è importantissimo sfruttare tutto il know-how relativo a portfolio, presentazione sui social, piattaforme di crowdfunding, che ormai, insomma, sapete benissimo essere così dei mezzi per presentare i propri progetti, con chiaramente cognizione di causa, e soprattutto come ci si comporta con i clienti. Perché il compito non è quello di formare solamente un professionista in termini, diciamo, di saper come pitturare, ma sapere anche cosa vuol dire relazionarsi a un cliente quando si parla di professionalità. Sono delle cose da non sottovalutare. Quindi vi parlerò un po' della mia esperienza e poi vi dirò cosa vi aspetta una volta usciti da questo corso. E
Per concludere ci sarà un esame finale di cui ovviamente non posso svelare alcunché, ed è un esame che prevede fondamentalmente la creazione di un progetto che inizieremo diverse settimane prima, lo elaboreremo, vi spiego di cosa si tratta e avrà la sua naturale conclusione. Se adesso teoricamente non faccio casino, dovreste vedere ancora la schermata di PDF. Ci sei. Oh, fantastico. Una carrellata velocissima dei lavori fatti da alcuni studenti nel corso di questi anni, giusto per farvi anche vedere. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi mi sembra di essere giusto coi tempi, e farvi vedere effettivamente come gli studenti hanno tenuto il proprio stile, ok, quello un po' più per bambini, quello diciamo così un po' più spigoloso, squadrato, no? Un po' più minimal, super realistico, vedete? Alcuni di questi studenti oggi lavorano come professionisti nell'ambito dell'illustrazione, ok? Però ognuno ha elaborato il proprio stile e lo ha portato avanti fino alla fine del corso, ok? Quindi vedete che si tratta appunto proprio di prodotti confezionati che in qualche maniera danno proprio il senso compiuto al percorso che faremo insieme. E se Stefano me lo consente, in un nanosecondo vi faccio vedere invece perché è così importante la scala di grigio. Piccolo flash su come io lavoro, quindi parto da un bozzetto sempre in scala di grigio, faccio una sorta di così mock-up che mi consente di far vedere come si, insomma, qual è l'impianto della cover inserita poi in un layout dove c'è il titolo che dovrò ovviamente rispettare. Questo però lo vedremo così quando parleremo di composizione. E poi dalla scala di grigio parto con colori, mood, subito capire che cosa voglio, che tipo di mood, di atmosfera voglio suggerire, aggiunta di particolari. Ecco, la possibilità che con Photoshop si può anche riflettere l'immagine orizzontalmente e capire che magari in certi casi funziona addirittura riflessa, diciamo così, nella maniera opposta a come l'avevamo cominciata, e poi ritocchi finali e voilà, la copertina è finita. Ok, quindi scusate per la velocità, spero di essere stato abbastanza chiaro, però era per far vedere un attimino come il modo di procedere partendo dalla scala di grigio, secondo me, è uno dei più utilizzati anche dagli artisti in generale. Poi, ripeto, ognuno sceglie il modo che preferisce. Ok, quindi, perfetto, sono contento che si sia visto okay, il tutto. Non ho altre slide da far vedere, perché mi sembra che ci siamo con i tempi, o mi confermi, Stefano? Direi perfetto, interessantissimo, davvero mi fa venire voglia, insieme a Massimo mi state tentando di ridurre ormai la mia giornata di sonno a un'ora al giorno, cominciando a studiarmi meglio, al di là delle piccole cose che faccio anch'io con Photoshop obbligatoriamente. Alberto, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana per la tua presentazione del corso di Concept Art e Digital Illustration in ambito videogame, quindi insomma spiegheremo delle sostanziali differenze, anche se ci sono alcuni punti in comune, ma si tratta di una filiera completamente diversa. Assolutamente. Io sì, ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buone ferie, se ne fai tra poco. Qualche giorno in montagna, però insomma, appunto, infatti la connessione, la presentazione verrà fatta dalla montagna, sarà da ridere, insomma. Benissimo, vedremo delle palette di colori differenti, quindi Tutte marroni. Benissimo, ti ringrazio ancora e ti saluto. Grazie. Io intanto aggiungo in streaming gli amici Antonio Menin e Andrea Predari, con un minimo di... Eccomi qui. Benvenuto Antonio. Ciao Stefano. E a breve, eccoci anche con Andrea. Ciao Andrea. Benissimo, io mi escludo fra 10 secondi. Ultima presentazione della giornata dedicata ai corsi annuali con modellazione IT, insieme a Antonio Menin e Andrea Predari, che gestiranno e rimpalleranno un po' la presentazione. Avete circa una mezz'ora. Quando avete bisogno ovviamente della condivisione video, io, anche se adesso mi escludo, scompaio, sono con voi. A prestissimo, ciao.
Allora, come d'accordo con Andrea, inizio perché il corso è veramente basato. Andrea si sente il respiro molto della... Oh, scusa. Scusate. Figurati. Il corso è praticamente basato come partire da un'idea, ci dividiamo io e lui il corso, praticamente io faccio le prime lezioni, si parte da un'idea per arrivare poi alla costruzione, scultura, modellazione e texture e animazione di un programma, di un personaggio con, tramite Blender. Blender che è un programma open source che può essere praticamente a disposizione di tutti, e vediamo come, partendo da due idee molto semplici, arrivare a creare un personaggio che possa avere vita propria all'interno del panorama 3D. Io sono un fumettista, lavoro anche come storyboarder e quindi ho pubblicato in Francia, pubblicato in Italia e quindi un po' con l'esperienza vado a fare quelli che sono i primi concetti di quella che è la creazione di un personaggio che deve avere una certa empatia. Adesso, senza andare troppo per le lunghe, mi sono permesso di prepararvi una piccola sorta di guida su quello che facciamo. Tenete presente che il corso parte come ovviamente da zero, non serve saper disegnare, anche se ci sono io che ci metto qualche zampa ogni tanto, ma bensì alla scoperta di quello che vuol dire anche animare, cioè la forma di un corpo o di un personaggio va anche un po' così a influenzare quello che è il suo modo di muoversi. Abbiamo sostanzialmente tre step molto semplici, le prime due lezioni viene visto anche un po' per scoprire quello che è il concetto di empatia del personaggio, cioè la sua immedesimazione da parte del lettore, per arrivare poi un po' di scultura, vedere la forma, usare proprio il digitale, quello che una volta per me era il Pongo o il Dash, dopodiché nelle abili mani di Andrea viene poi tutto usato con le determinate caratteristiche che lui spiegherà, cioè si andrà a vedere la pelle, la texture, si andrà a vedere tutti i trucchi del mestiere per iniziare a capire come svolgere questo, quello che è anche un lavoro, che ha notevoli anche sbocchi lavorativi, su questo poi magari si pronuncerà meglio Andrea, e poi arrivare proprio all'animazione vera e propria, quindi anche a capire come questo programma che è Blender, che ripeto è open source, ti permetta di gestire più telecamere, più punti luminosi, per capire come fare veramente la pelle dei personaggi o il tipo di stoffa, un sacco di cose che abbiamo scoperto, poi è dato da una fondazione di università americane, quindi ogni anno c'è un'implementazione di nuove cose, devo dire che... Addirittura ogni tre mesi adesso stanno facendo aggiornamenti per le nuove versioni, per cui... Fantastico. Collaborano anche con la Microsoft adesso, per cui... continua a essere aggiornato sempre di più. Perfetto, infatti io mi ricordo che all'inizio il nostro corso veniva fatto con due programmi sempre open source, Sculptris, che è praticamente la parte semplificata di ZBrush, che era anche quello open source, cioè gratis, per parlarci un attimino un po' più letteralmente, e poi trasportare come OBJ, cioè come file in Blender. Adesso facciamo tutto con Blender perché ovviamente c'è a sorta di questa implementazione. Io mi ricordo che le prime volte che ho aperto quel programma l'ho richiuso subito perché non riuscivo a capire l'interfaccia, e devo dire che adesso, infatti, una delle parti delle lezioni di questo programma sarà cura di Andrea a spiegarvi quello che è proprio l'interfaccia, come si può usare. Io da parte mia adesso vi farò un accenno e ripeto, non serve saper disegnare assolutamente, perché il 3D ci permette di fare una sorta di salto e capire meglio, però un accenno ci sarà su quella, e quello che vi farò vedere io, su quello che è il trucco per arrivare a ponderare, a pensare a quella che è una forma. Io mi permetto adesso, Stefano, di condividere un attimo il mio schermo, io intanto procedo, in maniera tale poi ditemi se voi si vede. Share screen. Dovrebbe vedersi adesso una sorta, spero, di... Eccolo qui, la mia bella facciona. E però adesso ditemi se si vede, datemi un feedback, se vuole vedere un foglio bianco. Giusto? Per adesso non si vede. Perfetto. Vediamo un attimo. Io sto condividendo. Aspetta, ecco qua, lo riapro. Si vede qualcosa? Mi
Ciao Antonio, mi riaggiungo un attimo, adesso proviamo a vedere se... Eccolo qui, proviamo a vedere... Qua dove eccoci? Perfetto, a grandezza. Ecco, io l'ho fatto questa perché è solo per far capire in maniera grafica esattamente quello che faremo, ma ripeto, se è legato a un personaggio che poi andrà a finire, andrei a farvi vedere giusto gli step lavorativi, ma ripeto, non serve saper disegnare. Infatti si partono da delle forme molto semplici, come poi vedete qui, no? A cui poi io ne ho scelta una, che è questa. E andiamo a vedere quello che anche nelle stesure della normale costruzione di una figura viene chiamato proprio bean o fagiolo. Andremo ad aggiungere quello che è un altro trucco che spiegheremo meglio, che è quello di capire che la linea mediana è molto importante di questa figura, qualunque forma sia. Potremmo andare a fare, che so, una persona con 8 zampe, 1000 piedi, un ragno, quello che è. Andremo ad aggiungere ovviamente un cerchio, una sfera per la testa, e andremo ad aggiungere poi quelle che sono le lunghezze, no? Cioè, seconda, io qui stiamo con Andrea, abbiamo deciso di fare una sorta di umanoide, quindi con 2 gambe e 2 braccia, e vediamo che c'è sia la prima parte che sono le lunghezze, e poi andare a vedere le larghezze. Una volta fatto questo, io qua mi sono permesso di rifinire aggiungendo, no? Scusate che vado, ecco qui, sia un po' la testa che ha un accenno anche di espressioni. E questa sorta di, perdonami Andrea, la chiamo tartaruga ninja, no? Sì, più o meno. Quello, dove io ho tenuto conto già di una muscolatura, ma ripeto, sarà visto poi tramite il controllo di quello che fate, e vedremo anche tra poco come, andremo a vedere come noi possiamo praticamente fare tutto quello che vogliamo. Cioè, possiamo avere una cosa del genere al posto delle braccia, tanto non avremo problemi a fare una cosa tipica biologica o meccanica, oppure una cosa di questo tipo, no? E oltre a questo, io accenno anche a quello che potrebbero essere, no? Al posto delle gambe, le ruote. Praticamente io suddivido quello che è il personaggio con 3 fattori fondamentali per permettere la, come dire, l'empatia di quello che è il personaggio, che è la mobilità, cioè il modo in cui si muove, tentacoli, ruote, gambe, cingoli, quello che vogliamo, zampe, l'interazione, le braccia, che possono essere più di 2 ovviamente, quindi possono essere meccaniche, possono essere dei tentacoli, possono essere qualsiasi cosa, dei cavi, e poi quella che è l'espressività. L'espressività viene vista in una piccola accenno a quello che, vedete, con questa, provo un attimino, ecco qui, vedete, anzi ingrandisco, una caratteristica di un'espressione neutra, cambiando veramente pochi dettagli, dargli un'espressione che è veramente più cattiva, buona, maligna. Andremo a studiare un po' questo. Ovviamente io questo ve l'ho fatto vedere, e però abbasso e interrompo la condivisione, no? Io ve l'ho fatto vedere su quello che è su carta o su canvas, come, cioè con Clip Studio Paint. Ma in realtà ci sarà una parte di questo in cui noi intanto andremo a vedere la forma, e tra poco ci siamo divisi i compiti. Io, esatto. Condivido lo schermo io adesso. Sì, esattamente, così io chiacchiero mentre tu sei sullo sfondo. Ok. E allora faremo vedere come da piccoli, a me mi hanno insegnato, no, prendi la parte di plastilina, no, e la aggiungi. Innanzitutto da spiegare una cosa, perdonami Andrea, cioè quando si apre già Blender ti dà un cubo, no? Ma noi possiamo decidere, esatto, tranquillamente di eliminarlo e andare con la sfera. Io preferisco la sfera perché è modellabile, c'è questa prima parte che ho detto di scultura, che sarà ad appannaggio mio, no? Dove dovremo costruire in un paio di lezioni, non di più, una forma abbastanza semplice, no? Solo per capire come si muove, come interagirà, comunicherà o si interfaccerà con gli altri, e poi anche il fatto di far capire se è arrabbiato, triste, se è una persona cattiva, se è una persona buona. Perché lo scopo del corso è creare anche un personaggio che abbia una struttura che possa essere usata, che so, mi viene in mente che ogni tanto lo usano per le pubblicità, per l'advertising, no? Oppure poi per una
proposta lavorativa di un altro tipo. In questo caso Andrea, in maniera molto veloce, ha preso due sfere e ha iniziato a fare quelle che sono le parti che andremo a vedere poi, che sono la testa, il collo e poi un'altra parte un po' più pesante che sarà tutta la parte del busto. Semplicemente poi, una volta fatto le forme base, andremo con calma a ritagliare. La parte di scultura sarà quella di modellarlo in maniera tale che se dovremo usare una persona realistica, cioè un uomo, andremo a vedere il dettaglio delle lunghezze, se deve essere una persona alta, bassa. Ma in realtà il procedimento è molto semplice, cioè è un procedimento per cui tu metti una prima sfera, una seconda, le scolpisci e vedi già ruotando a 360 gradi qual è l'effetto. E lì abbiamo visto come con pochi dettagli ne possiamo già dare un'idea della forma. Vedete qua Andrea sta aggiungendo e siamo in object mode, cioè praticamente Blender ti dà una finestra in alto a sinistra, che se Andrea fa la cortesia magari di andare a cliccare un attimino su, vedete, c'è object mode, sculpt mode, edit mode e molti altri. Esatto. Quindi partiamo con... Certo, partiamo con l'object mode per poi andare a scolpire in sculpt mode, ovviamente. Esattamente, quindi c'è praticamente da cliccare e vedremo come da una parte assembliamo dei pezzi che possono essere il tronco, il bacino, la testa, poi la cosa bella faremo il braccio di sinistra e con il mirror faremo anche quello di destra, quindi non c'è bisogno anche di lavorare. Quando vuoi fare, non so, 5-7 dita, sai che puoi fare addirittura copia e incolla. Quindi la valuti attentamente. E qui Andrea vedo che ha già fatto uno schema per chi ha così un'idea, vuole farsi un'idea di come da sinistra, no, a destra ha fatto un assembramento di corpi, no, che vediamo sembrano, no, molto ancora primitivi, se mi consenti. No? Certo. Però poi man mano andiamo sempre ancora in fase di scultura, perché c'è l'ideazione, la parte di scultura, che finisce con una forma grezza ancora, no? Giusto? Sì. E poi sì, tutta la parte di modellazione, che mi permetto, che siamo ancora dove stai cliccando tu ancora come scultura. Sì, vedete? Siamo scultura. Esattamente. È un umanoide come quello che ho visto io, con delle proporzioni grosso modo umane, finché non arriviamo a creare sempre come, perdonami perché faccio un po', ecco, sempre come scultura, de fare del dettaglio, perché ci sono degli strumenti che tu puoi usare, che sono tipo i pennelli di Photoshop, che sono praticamente lo strumento grab, cioè prendi, puoi anche disegnare, aggiungere materiale, togliere, cioè quindi piallare o prendere, plasmare tipo quasi con le dita, fino a creare una forma che secondo te può andare bene. Fino a questo punto, ovviamente, la figura è statica, cioè ci preoccupiamo solamente delle proporzioni e di quello che è la forma e un po' di dettaglio. Vedo che tu qua hai addirittura aggiunto qualcosina, no? Su quello che potrebbe essere. Da lì in poi cosa succede? Succede che noi prendiamo sempre con lo stesso programma e iniziamo però a fare quella che a me piace tanto. La modellazione. La modellazione. Che si parte, perdonami, parlo di retopology, cioè quando poi... Sì, allora, si utilizza la modellazione per fare oggetti semplici. Per esempio, possiamo creare da un cubo un bicchiere o altre cose, semplicemente andando a prendere le facce, perché ogni oggetto 3D è composto, a fin fine, da facce e punti. Quello che vediamo qui è una delle prime cose che si aprono quando apriamo Blender, no? Cioè un cubo che è fatto da sei facce. Possiamo creare una nuova faccia al suo interno, tagliarla, escluderla. Ecco, per tagliare vuol dire che noi andiamo a prendere un segmento all'interno di quella figura e opporre dei tagli, no? E esatto. Quindi in poco tempo, se dovessimo creare un bicchiere, non andiamo a scolpire in dettaglio, ma andiamo a fare la massa principale intanto. E poi, dopodiché, dopo aver fatto un bicchiere, andiamo a fare cose sempre più complesse, fino magari a fare oggetti come, non so, una tastiera o, per esempio, degli occhiali, per poi arrivare a degli oggetti, a degli animali a quattro zampe. Tutto questo per avere dimestichezza con gli strumenti di Blender, cioè con gli strumenti di modellazione di Blender. Dopodiché...
Perdonami, c'è anche proprio il concetto del metodo di partire sempre dalle cose semplici, no? Sì, certo. Di partiamo, sempre quello che vediamo. Infatti partiamo sempre da oggetti solidi semplici, come può essere un cubo o una sfera, ma di solito in modellazione si parte proprio con il cubo. E dopodiché andremo a fare la cosiddetta retopology, che non è altro che andare a prendere la scultura che abbiamo, perché la scultura è statica, anche perché ha molti poligoni, nel senso ha molte facce. Se io vado a vedere questa scultura qua, che praticamente ha anche il dettaglio su, adesso si deve ingrandire un attimo, esatto, zoom, queste qua sono tutte facce, ok? Per ecco. Cui questi puntini, se teniamo fermo, ecco, questi triangolini sono tutte facce dove un quadrato, un cubo ne ha sei. Esatto. Quindi abbiamo milioni. Qua ne abbiamo 1.246.000, per cui ne abbiamo molti. E avendo troppe facce, l'oggetto sarà difficile poi da animare e da colorare, texturizzare. Per cui dobbiamo fare la retopology, che non è altro che fare una seconda pelle alla nostra scultura, ma riducendo i poligoni, cioè riducendo le facce, così da renderla più leggera. E si utilizza la modellazione appunto per farlo. Tra l'altro sarà fondamentale, perché dal modo in cui struttureremo questa pelle, diciamo così, questo involucro esterno, sarà dove noi potremo vedere quando inseriremo quelle che vengono chiamate le ossa. Esatto. Il momento in cui la forma si piega, in cui magari se dovremmo dare un'idea di forma tipo un deltoide che si porta avanti, no, col braccio, o una forma qualsiasi, e di farlo nel modo giusto. Sì, perché a seconda praticamente di come metteremo le facce, vedete qua le facce sono quadrilatere appunto, si piegherà in una determinata maniera il corpo. Per esempio, la faccia del personaggio ha molti più poligoni rispetto al resto del corpo, perché si muoverà di più, avrà tutte le espressioni da fare. E vedete che ogni faccia, se presa con il loop, praticamente ha una direzione. Questo è molto importante appunto per l'animazione, perché senza questi loop non si riuscirebbe a muovere bene il personaggio. Già da questo procedimento impariamo un sacco di cose su cosa voglia dire preparare il personaggio. Esatto. Dopodiché, dopo aver fatto la retopology del personaggio, andremo a fare l'unwrap. L'unwrap non è altro che il tagliare il nostro personaggio dal 3D al 2D, come se fosse un mappamondo, diciamo. Faccio sempre l'esempio del mappamondo perché praticamente è una sfera, immaginatevi una sfera 3D. L'esplosione esatto, che se tagliata a metà e aperta, praticamente vediamo in 2D solo la mappa, ok, del mappamondo. Stessa cosa facciamo con il nostro personaggio. Per esempio, qua vedete che ho fatto dei segni rossi, ok, che non sono altro che dei tagli, per cui dopo trasportandoli in 2D, vedete che praticamente ho aperto praticamente il personaggio. Dire, come dire, la zampa. Esatto, infatti la gamba, appunto. Praticamente l'ho appiattito in 2D. E qua c'è la zampa, c'è la gamba, e qua c'è il braccio, per esempio, si può notare, le mani. Okay. E infatti qua c'è il taglio della mano. Decidi tu dove tagliare in modo che si possa aprire la pelle del personaggio e decidi come colorarla, come dargli tutti i dettagli, perché si parla anche di una colorazione praticamente. Esatto, perché l'unwrap serve poi per colorare il personaggio. Senza l'unwrap il personaggio non si potrebbe colorare. Infatti è uno dei procedimenti più importanti e anche quelli un po' meno visti, diciamo, della modellazione. E se si fa male l'unwrap, tutto il resto viene fuori male, è un peccato, per cui è giusto starci più tempo sull'unwrap. Dopodiché faremo la texturizzazione, okay? Per cui andremo a texturizzare il nostro personaggio. Utilizzeremo sia Blender che un altro programma che si chiama Substance Painter, che è tipo Photoshop solamente per le texture,
e li utilizzeremo entrambi. Il concetto di texture, se vogliamo, sarà chiaro ovviamente a molti, ma praticamente è quello di dare un'identità ben precisa alla faccia, cioè praticamente, no? Se deve essere ruvido, cioè c'è il metallo rugginito, ci diamo la texture della, di un certo tipo. Un'identità. Esistono vari tipi di texture. La texture del colore, la texture del metallico, dell'opaco, e a seconda del tipo di texture, praticamente, vedete, si basa sempre sulla wrap che abbiamo fatto in precedenza, dove c'era prima la gamba, adesso c'è del colore, che appunto è il colore della gamba. E così da un profano, no? Sembra una roba esplosa, e però veramente ha tutta una serie di cose che poi vedrete saranno molto importanti. E oltre a questo c'è anche la normal map, che non è altro che la texture che serve per andare a prendere il dettaglio della scultura, perché se noi andiamo a vedere la retopology non ha lo stesso dettaglio della scultura che abbiamo fatto in precedenza, e andiamo praticamente a prenderci tutto il dettaglio che tramite una texture. Così, nonostante il nostro oggetto abbia meno facce, sarà comunque dettagliato come la scultura. Infatti, se notiamo, ci sono ancora tutti i dettagli che abbiamo fatto in precedenza. E dopo aver fatto le texture, andremo a fare il rigging, cioè andremo a inserire praticamente delle ossa al nostro personaggio. Qui inizia la parte proprio di animazione, in cui iniziamo a capire come si può muovere il personaggio, e questi pezzi che noi mettiamo permettono poi di essere il fulcro proprio del movimento. Sì, in pratica faremo una, a seconda di com'è il vostro personaggio, faremo una scultura, delle ossa a sé stanti, che saranno comunque più semplici rispetto a quelle del corpo umano. Come possiamo vedere, ce ne sono molto di meno rispetto a quelle reali. E una volta messe, potremo muovere il personaggio, come vedete. Sì. Adesso è abbastanza scattoso perché l'oggetto ha una funzione, che adesso tolgo. Bene. Per cui, come potete vedere, posso muovere liberamente il braccio, l'altro braccio, e praticamente possiamo far muovere il personaggio, metterlo in posa. Oltre al personaggio faremo anche oggetti con cui il personaggio verrà a contatto, cioè si interagisce, e anche l'ambientazione, per cui studieremo anche come dove il vostro personaggio sarà, e creeremo, non so, una foresta o un altro ambiente apposta per il personaggio, per metterlo in un contesto. Tra l'altro abbiamo anche la possibilità di decidere quelle che sono delle luci, no? A seconda. Sì. Quindi c'è una parte anche di ripresa che possiamo fare delle animazioni, cioè tipo noi partiamo sempre dalla camminata perché è una delle cose più immediate, ma anche forse difficili, nel senso che il personaggio mette una gamba davanti all'altra, ma però il peso si sposta e così via. Sì, studieremo appunto per ogni personaggio anche l'animazione che farà, e appunto la camminata sarà diversa da creatura a creatura, ovviamente. Dipende. Guarda, anche da... Perdonami, però è anche vero che non è che dobbiamo per forza farlo camminare, se vogliamo fare un Boba, certo, Fett che striscia... Ovviamente possiamo farlo strisciare. Non ho detto Boba Fett, ma doveva essere già. Non è Boba Fett. Come si chiamava? Zabadeat, esatto. E poi faremo una, per esempio questa qua è un'animazione molto semplice, è un idle, diciamo, dove il personaggio non si muove molto, sta fermo e respira. Mm. E questa praticamente sarà la parte anche di animazione, per cui. Dopodiché andremo a fare dei render, per cui andremo a posizionare la telecamera, perché servirà la telecamera per cui per fare un'immagine da renderizzare, e potremo giocare anche con le luci, perché le luci in Blender possono essere in tempo reale, per cui se, per esempio, se io sposto la luce, vedete che il personaggio, esatto, ingrandendo, cambia, eccolo là, cambia in tempo reale, cambia le luci e le ombre, ok? E anche qua è molto bello giocarci, sia
con il colore delle luci, con i vari settaggi. Ci sono cinque tipi di luci in Blender. E in più c'è anche la possibilità di utilizzare texture apposta per le luci, per cui davvero è un mondo immenso quello della modellazione. Dopodiché faremo anche video, per cui faremo video di animazioni del vostro personaggio. E ovviamente per il tempo, mettendo conto il tempo che abbiamo a disposizione, però sì. Esatto, sì, sempre mettendo il tempo, cioè a seconda di quanto tempo avremo. E sarete comunque seguiti anche non a lezione, cioè quando sarete a casa utilizzeremo... Allora, che essendo solo un giorno di lezione alla settimana, però esatto. Tipo un drive o con... o Dropbox, un drive, e dove... correggeremo i vostri oggetti, le vostre catture e una all'altra. Esatto. Esattamente, che di solito è il venerdì. E la domanda che però a volte capita, io me la starei facendo adesso in questo momento, è che tipo di computer uno deve avere? Ma il computer può anche essere non troppo prestante per Blender, perché per le fasi iniziali, quella di modellazione, non serve che sia un computer della NASA, ecco. Certo, se poi vogliamo fare le texture un po' più dettagliate, allora servirebbe un minimo di computer, cioè che sia degli ultimi 10 anni, cioè, non è importante. Quindi una roba che deve essere comprata domani, insomma. Esatto, esatto. Perché immagino che la parte sia di rendering sia abbastanza impegnativa, però... Sì. Sì, ecco, diciamo che più il computer è prestante e più sarà veloce quando faremo render e faremo quando faremo le texture. Quindi questo in definitiva, poi adesso non so se Stefano vuole aggiungere qualcosa, in definitiva quella che è la eccomi. Funzione, nel senso che si parte da un'idea, cioè ognuno si sceglie il suo personaggio, deve avere solo una caratteristica che possa andare bene, perché facciamo, che so, tipo con 8 persone, 8 personaggi diversi che devono fare però parte di una famiglia, che può essere, che so, un gruppo che abbia avere una caratteristica, insomma, in comune, ecco. Ma dopo ognuno è totalmente libero di fare il personaggio che vuole, e poi tramite lo studio di questo personaggio impara un metodo. Scusa, io, diciamo, questo è sostanzialmente... Sì, esatto. Stefano, dimmi tu se... Siamo nei tempi corretti, io come dire, escludo la schermata per quanto bella, giusto per essere insieme a voi per salutare le persone. Io ricordo a tutti che nella sezione video, che è quella, sapete, barra a sinistra del profilo di Scuola Internazionale di Comics su Facebook, è possibile vedere la presentazione sia di ieri dedicata ai corsi brevi che oggi dedicata ai corsi annuali, compreso ovviamente anche modellazione 3D in coda, anche per i giorni a venire. E do l'appuntamento il prossimo venerdì e sabato con i corsi dedicati al settore di videogame, quindi ritroveremo anche Andrea, che diciamo diventa è uno dei nuovi docenti del corso di game design, insieme a Fabrizio Radica e a Luca Mazzocco, e invece con Antonio ci rivedremo sicuramente sabato per come dire, dare voce ai corsi storici di scuola, ai corsi triennali che sono fumetto, illustrazione, graphic design e cinema d'animazione. Io ringrazio tutti, un saluto e buona giornata a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao Andrea, ciao Antonio. Ciao, ciao.